Buonasera e ben ritrovati a Made in Volley, puntata pasquale per quanto riguarda il nostro magazine, quindi ne approfittiamo insieme a Stefano Ciao, Locatelli Laura. Che finalmente è tornato a farmi compagnia per farvi Buonasera. I nostri auguri. Siamo ormai sul finire di giornata, ma è stata una settimana molto bella, molto complicata anche per la pallavolo, perché ci ha regalato tante emozioni, magari non tutte previste, come questa gara 5 tra Modena e Trento andata in campo ieri. Anche Latina però, Stefano, si è divertita ad allungare la serie con Macerata. Infatti, quando ormai più si nessuno... Si è fermato però a gara 4, la formazione laziale. Diciamo che sia quella di Macerata che quella di Modena è stata un po' una sorpresa, nel senso che le prime quattro della classifica avevano cominciato benissimo, 2-0 subito nella serie dopo le prime due gare, poi c'è stata questa gara 3 che ha rovinato un po' tutti i pronostici, quando tutti ormai avevano gettato le basi per anticipare addirittura le semifinali e portarle a sabato, invece è accaduto che Latina vince a Macerata, Trento vince a Modena, siamo arrivati a gara 4 risolta direi molto bene dai marchigiani che hanno giocato molto bene, e poi questa Modena-Trento che è dovuto arrivare alla gara 5, quinta partita giocata ieri, che anche ieri ha regalato veramente tante emozioni anche. Sono stati necessari ben 3 tiebreak consecutivi perché Modena riuscisse a confermarsi squadra migliore di Trento, anche se Trento davvero è stata martoriata anche in questo finale di stagione dagli infortuni, ultimo quello capitato ieri a Sorcinelli. Ricordiamo che Mezzaro è stato operato in settimana, per lui si parla di 5-6 mesi di rieducazione dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille. Però è tornato Toffoli e direi che le sue mani si sono viste senza nulla togliere alla Bezzana, sì, che adesso è un po' il mito a Trento per questa gara 3 perfettamente condotta. Sì, infatti Rabezzana quando in gara 4 è entrato, puoi immaginare il palaghiaio e quanti applausi gli abbia regalato, però effettivamente Toffoli è recuperato anche Ball, perché Loi Ball, il palleggiatore americano della Caracol di Modena, era stato assente in occasione di gara 3 e diciamo in un certo senso aveva un po' avvantaggiato da questo punto di vista i trentini, che effettivamente però dal canto loro in fatto di infortuni non devono essere inferiori a nessuno. Ieri addirittura purtroppo si è fatto male ancora un altro giocatore, è stato ieri il caso di Sorcinelli, purtroppo dopo 2 set ha avuto un problema, si pensa una distorsione al ginocchio, è stato sostituito da Micheletto, quindi diciamo una stagione che per Trento si chiude con una bellissima partita, con un bellissimo quarto, però ecco, un bellissimo pubblico, sottolineiamolo, perché al di là del palaghiaio dove siamo abituati ormai già da qualche stagione, sì, a vedere questi record di affluenza per quanto riguarda gli spettatori, però ieri, nonostante fosse questa vigilia di Pasqua, ci fosse un lungo ponte, erano davvero in tanti, tu sì, eri presente sul sì, campo. Sì, ero sul campo, erano più di 1000 gli spettatori di Trento e non ti nascondo che spesso è accaduto che coprissero anche il tifo di Modena, perché si sa, a Trento c'è grande entusiasmo, però insomma, doveva essere per il presidente Mosna la prima vera grande stagione da protagonista per l'ITAS, non è andata così anche per i tanti infortuni, quindi diciamo che a parte il discorso tecnico, prima di tutto bisogna effettivamente riconoscere che la squadra di Bruno Bagnoli è stata colpita troppo dagli infortuni, quindi dare un giudizio a Trento quest'anno. Comunque dopo 3 anni difficile. Finalmente arriva nei playoff, porta gara 5 ai campioni d'Italia, va a espugnare il pala Panini. Direi che insomma ha fatto bella figura. Sì, direi bella conferma anche per Bagnoli, di cui si parla già tanto di mercato, ma a questo punto abbiamo parlato anche noi delle semifinali, direi dei quarti, di guardare anche quelli che saranno i prossimi abbinamenti delle semifinali che partono la settimana prossima, perché non è davvero finita, anzi il ritmo si fa ancora più serrato. Allora, insieme all'aiuto della grafica, nella parte alta del tabellone, come avevamo già detto la settimana scorsa, si erano già qualificate Siri Treviso e Asis del Milano, e invece a questo punto le altre due semifinaliste sono Lube Macerata e Caracol Modena. Bisogna anche dire che la Lube giocherà le semifinali ad Ancona, quindi bisogna fare attenzione per i tifosi di Macerata, ma ne parliamo fra un attimo. Stefano, se per te va bene, direi di sentire Bovolenta. Cioè, abbiamo giusto una battuta di Vigor Bovolenta, uno dei grandi protagonisti nella partita e anche al termine della partita, perché ha avuto qualche screzio con Lorenzo Bernardi, però tutto diciamo sedato dall'intervento dei chiaramente compagni. Chiaramente l'agonismo ha pagato anche in questo caso. Ovviamente. Allora, Vigor Bovolenta ai nostri microfoni. Una grandissima partita, è chiaro, sono dei playoff, il carattere bisogna metterlo in campo, l'abbiamo messo anche nel finale, c'è stata una piccola discussione a Trento, e noi magari ci siamo sfogati così, avevamo dentro una cosa, e adesso pensiamo a Macerata, siamo stati grandi, ottima partita. Anche se abbiamo fatto 5 partite sarà dura per tutti adesso.
Sarà davvero dura, Stefano, sì. Secondo te? Sì, perché Modena innanzitutto, come dicevamo, ha recuperato Ball, che aveva avuto il problema. La squadra sembra ritrovata, perché sono quelle vittorie che arrivano in ultima battuta, arrivano al photo finish e dal punto di vista del morale sono molto molto importanti. Oggi tra l'altro, ieri, Modena recuperava Gardini, ha giocato sprazzi di partita, Gardo che non aveva giocato comunque le altre partite, quindi adesso per Macerata non sarà certo facile incontrare una Caracol che quest'anno, in questa stagione, ha dimostrato che quando è il momento di vincere ha quasi sempre vinto. Fate eccezione per la finale di Coppa dei Campioni. Qualche momento importante che se lo sono persi per strada. Ecco Stefano, però diceva giustamente Vigor, sono tutte partite a giocare, a questo punto ce le andiamo a giocare. Stessa cosa ha detto ovviamente anche Nalbert, che ha preparato con la sua squadra questa semifinale, però c'è anche un Sisi Treviso Assist del Milano molto importante, che potrebbe spalancare davvero le porte nuovamente alla Sisley, forse? Sì, almeno sulla carta. Adesso tra l'altro vedremo un servizio dove abbiamo cercato di raccogliere un po' i pronostici, un po' dare i numeri di queste semifinali. Effettivamente, Laura, come dici tu, Treviso è al momento la squadra, secondo me, da battere. Lo ha dimostrato per tutto il campionato, è la squadra sicuramente più forte. Certo è che Milano arriva da questo quarto davvero strepitoso, è venuta a Ferrara, è andata a Ferrara a vincere in gara 1 giocando una pallavolo meravigliosa, ha contenuto gli avversari nelle altre due partite disputate a Milano, 3-0, vediamo, perché Milano aveva cominciato bene il campionato, aveva giocato poi dall'inizio del nuovo anno così e adesso ha intrapreso un cammino, un ottimo cammino nei playoff, quindi Treviso favorita, però chissà. Andiamo direi a vedere insieme questo servizio di presentazione delle due semifinali che vi ricordo si giocano da mercoledì prossimo. Sisley Treviso, Assist del Milano, 2 anni fa fu finale scudetto. Da quel 3-0 secco nella serie che consegnò alla bacheca trevigiana il quinto scudetto, molte cose sono cambiate. Da Treviso se ne sono andati i campioni del calibro di Fomin, Bernardi e Vullo, tanto per citarne alcuni, e ne sono arrivati altri come Fei, Di Nekin e Vermiglio, che non hanno modificato di una virgola il valore assoluto di una squadra fortissima. Curioso invece notare che Milano si ripresenti con molti dei ragazzi con cui Montali tentò di strappargli il tricolore. Fino a questo momento però le cose, almeno in campionato, non sono granché cambiate. 2 incontri e 2 scoppole pesantissime per 3-0. Treviso è indubbiamente la squadra da battere in questi playoff 2003. Lo dicono i numeri prima di tutto, con la vittoria quasi a mani basse della stagione regolare. Lo dice poi il campo. Il gioco espresso dalla compagine di Daniele Bagnoli in questa LG Cup è stato indubbiamente il migliore. L'Asistel ha invece disputato una regular season con alti e bassi. Il girone di andata ci ha regalato l'Asistel più bella. Il girone di ritorno, quella più grigia, che in Coppa Italia si è fatta buttare fuori ai quarti dall'ICOM Latina, che ha rischiato anche di soffiargli il quarto posto, ma che ha saputo ritrovarsi proprio al momento giusto, giocando un ottimo finale di regular season e un ottimo quarto contro Ferrara. Il pronostico strizza l'occhio alla Sisley, ma attenti a Montali e alla sua truppa, capace di trovare risorse inimmaginabili. La seconda semifinale sarà anch'essa sfida tutta da seguire. Caracol Modena, Lube Banca Marche Macerata è una delle nuove classiche della pallavolo italiana, soprattutto da quando i marchigiani sono entrati nell'elite del volley tricolore. I numeri dicono che nella storia dei playoff le due squadre si sono affrontate in 2 occasioni, nei quarti della stagione 98-99 e in semifinale nel 96-97. In entrambi i casi fu Modena a passare il turno, vincendo tutte e 5 le gare. La Caracol lo scudetto lo sta difendendo, a partire da un complicato e faticoso quarto con Trento. Il carattere dei campioni d'Italia non si discute, il blasone e il valore degli uomini neppure. Semmai, parlando di incognite, è la freschezza fisica dei suoi senatori a preoccupare Lorenzetti. Molto dipenderà anche dalla vena del terminale offensivo più importante, Roman Jakovlev, e dalla tenuta del giovane brasiliano Dante, che con molta probabilità sarà chiamato a giocare spezzoni di gara importanti. Gli uomini di Masciarelli invece, che quest'anno hanno conquistato in modo rocambolesco la Coppa Italia in finale con Treviso e poi ceduto alla Sisley e alla CEV, vincono certamente il titolo della discontinuità dell'imprevedibilità. Se esistesse il valore globale di una squadra, di sicuro Macerata segnerebbe il punteggio più alto, ma gli equilibri per sfruttare al top questo potenziale raramente sono stati trovati. Comunque sia, pronostico incerto e semifinale tutta da seguire.
Questo era il servizio curato dalla redazione di Made in Volley. Ne approfittiamo anche per fare gli auguri e i ringraziamenti come sempre a Luca, Silvia e Monia, che collaborano insieme a Stefano all'ufficio stampa della Lega, e tutto quello che vedete prodotto parte proprio da loro con grande lavoro di preparazione. È vero, perché non li salutiamo mai, mi dimentico non sempre. È vero, dai, non è vero, io ringrazio sgrido, tutte le volte che quando siete in giro per l'Italia perché no, ultimamente vi siete assentati parecchio proprio per abbiamo seguire tanti vari eventi, infatti. Ecco, allora dicevamo di questi abbinamenti, magari se riusciamo anche a rivedere insieme la grafica, si gioca con grande, grande ritmo, andiamo a vedere insieme le date, mercoledì 23, sabato 26, lunedì 28, questa è una giornata un po' atipica per la pallavolo, per andare in campo, eventuali gara 4, giovedì 1 maggio, domenica 4 maggio, e poi la grande lotta per il titolo. Stefano, Macerata che arriva a questa semifinale con qualche acciacco, qualche nuovo inserimento che andrà poi verificato. Forse a questo punto è la squadra un pochino più in balia degli eventi? Diciamo che sulla carta è la squadra più forte, tecnicamente è la squadra più forte. Quest'anno però, l'abbiamo raccontato più volte qui a Made in Volley, Macerata ha avuto degli alti e bassi che in alcuni casi hanno pagato, in altri casi invece come ad esempio la finale di Coppa Italia, in altri casi invece come in finale di Coppa CEF sempre contro Treviso la squadra di Macerata ahimè è andata giù. Nei quarti di finale ha avuto questo passo falso casalingo con Latina. Vediamo, c'è il dubbio centrale, c'è da capire se Pasquale Gravina finalmente tornerà a giocare, si è riposato tra virgolette quasi tutta la stagione Pasquale per questo problema alla schiena, dovrebbe arrivare adesso per le semifinali, insomma speriamo. Contro c'è questa Modena, l'abbiamo visto ieri, mai doma, se non gioca Cantagalli è il momento di Jakovlev, arriva Dante. Sarà sicuramente una grande semifinale. Hai detto giustamente Dante, un ragazzo molto giovane, anche se è campione del mondo, credo che abbia 23 anni e mezzo, quindi davvero uno dei talenti che potrebbero esplodere. Ecco, però hai fatto anche tanti nomi di giocatori invece un pochino più anziani, veterani, che dovevano essere un po' sorpassati dai giovani, e invece a questo punto della stagione siamo ancora qui a parlare di loro. Vediamo, vediamo, perché Luca Cantagalli ad esempio ha disputato una grandissima stagione, una grandissima regular season, adesso sembra avere qualche titubanza nei playoff. È anche abbastanza comprensibile, però da queste persone, da questi campioni come anche Gianni, come anche Gardini, veramente ci si può aspettare di tutto. Adesso abbiamo parlato dei giocatori, invece nella seconda parte ci concentreremo su quella che è la squadra per noi rivelazione. Restate con noi, spazio alla regia. Seconda parte di Made in Volley insieme a Stefano Locatelli, stavamo commentando quelli che sono stati i giocatori più produttivi per quanto riguarda l'LG Cup, e sono sempre questi vecchietti tremendi, però c'è una squadra che invece ha puntato sui giovani, ha puntato anche su un allenatore abbastanza inesperto, ce ne passi Piero Molducci questa termine, nel senso che non ha mai poi avuto delle squadre abbastanza blasonate per ambire diciamo risultati. Diciamo che non è mai riuscito ad ottenere come meriterebbe la grande ribalta, però direi che nell'ultimo anno con la Maxicono qualcosa di buono era riuscito a fare il buon Piero. Però insomma quest'anno si è tolto delle grandi belle soddisfazioni con la sua Icom. A questo condominio dove si trovano ad abitare tutti i giocatori ha davvero cementato il gruppo. Noi abbiamo un servizio preparato come sempre da Stefano Locatelli e Luca Simonelli, lo seguiamo insieme. Uscire ai quarti di finale per alcuni è stato il segno del quasi fallimento di una stagione. Per l'Icom Latina è stata solo la normale conclusione di un cammino che ha appassionato una città intera e che per tutto il movimento ha rappresentato la più bella realtà dell'LG Cup numero 58. Perché nessuno all'inizio, dirigenti Icom compresi, poteva immaginare quanto di bello i ragazzi di Piero Molducci avrebbero poi saputo costruire in 7 mesi. A cominciare proprio da quel Francesco Biribanti divenuto uomo simbolo dei laziali che gioca una stagione coi fiocchi, tanto da meritarsi la convocazione azzurra. Chiude la regular season al primo posto della classifica marcatori con 555 punti, con un distacco siderale dal secondo, Richard Schull. È stato l'anno della consacrazione anche di Paolo Torre e della rinascita di Marco Molteni, cacciato forse con troppa fretta da Montichiari perché è considerato finito, per poi rifiorire alla fine. Ma non dobbiamo assolutamente dimenticare in tutto questo il lavoro svolto dalla società, che ha avuto il merito di lasciare lavorare i suoi ragazzi in grande tranquillità, gestendo gli inevitabili alti e bassi della squadra con equilibrio. Politica che ha dato i suoi frutti con la quinta posizione al termine della stagione regolare, e con un pizzico di fortuna e qualche infortunio in meno avrebbe potuto anche migliorare, e con la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, dove l'Icom è riuscita ad arrivare anche alle semifinali.
E poi cosa dire del fantastico pubblico del Pala Bianchini? Il fiore all'occhiello di una squadra e di una società che di certo nel prossimo campionato occuperà un ruolo di sicura protagonista. Magari speriamo che questi giovani siano anche protagonisti nella maglia azzurra, che li vedrà tra qualche settimana, perché ormai ci siamo anche con questa. Però noi restiamo a parlare di questo campionato che sta riservando tante sorprese. Stefano, un campionato che dicevamo è stato lungo, è stato impegnativo, ci sono state tante coppe. Tanti infortuni anche, perché Latina adesso noi l'abbiamo battezzata come la grande rivelazione, però abbiamo soltanto fatto un piccolo accenno. Anche loro sono stati un po' come Trento, davvero martoriati, almeno nel girone di ritorno, dai tanti infortuni. È anche vero che alla vigilia di questo campionato si era proprio detto che magari la stagione mondiale poteva riservare qualche sorpresa spiacevole alle società. Direi che sì, ci siamo abbinati. Sì, sì, ma io penso che poi alla fine, essendo noi italiani, cioè viviamo i protagonisti, siamo i protagonisti di questo campionato, che appunto rimane sempre il campionato più bello del mondo, giocano i campioni del volley mondiale, quindi... Io penso che ormai bisogna anche farci un po' l'abitudine a queste cose, insomma ci sta nelle cose, abbiamo tanti impegni, tanti problemi, a volte magari ci complichiamo un po' la vita, non noi, con la Federazione Internazionale per questi problemi legati alle date, però insomma alla fine io penso che sono cose che fanno parte un po' del nostro movimento, anche perché appunto è segno che la pallavolo italiana continua a essere davvero la più bella. A produrre campioni, quelli che giocano anche in Serie A2, la settimana scorsa ne parlavamo anche insieme a Fabrizio Rossini di Super Volley Pallavolo. Stefano, è proprio a Gioia del Colle, sì, dove è andata in campo questa Vismara Cup di Serie A2, quattro squadre molto molto interessanti, con dei giovani e dei vecchietti anche in questo caso, ricordiamo... Yuri Cerenny, che è stato, ha fatto la differenza. Stato MVP, sì, è vero, è stata una bellissima Coppa Italia. Sono state, tra l'altro era la prima volta che si disputava la fase finale della Coppa Italia con il sistema della Final Four, e io penso che quello che si è visto a Gioia del Colle, tra l'altro ottimo l'organizzazione, giusto sottolinearlo, anche perché gli amici di Gioia ci seguono, lo dico non perché ci sta nelle cose, anche perché se lo meritano, è stata veramente una bellissima esperienza, ottima l'organizzazione. Dicevo che la Final Four ha prodotto quello che di buono il campionato di Serie 2 quest'anno sta dando: grande successo di pubblico, record di pubblico delle ultime stagioni, e poi soprattutto il livello tecnico molto alto. Abbiamo assistito a due giorni davvero di partite molto molto equilibrate, e fino all'ultimo non si sapeva chi potesse vincere. Alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, che è questa sorpresa chiamata Tonno Calipo Vivo Valencia. Allora vediamo insieme che cosa è accaduto a Gioia del Colle. La Coppa Italia 2003, denominata Vismara Cup, chiude i battenti con un piacevole finale a sorpresa. Vince cioè la squadra che nessuno si aspetta, ma che nei due giorni di Gioia del Colle merita più di tutte le altre il successo. Perché per ottenerlo ha dovuto giocare due tie-break in meno di 24 ore, piegando in serie prima i grandi favoriti di casa della Telefonica Gioia, poi in finale, in un derby che ci ricorderemo a lungo per intensità ed emozioni, i cugini della Raffaele Lamezia, anch'essa data dagli addetti ai lavori come papabile vincitrice. E invece la sesta Coppa Italia di A2 finisce nelle mani della Tonno Calipo Vibo Valencia e del suo uomo simbolo, Yuri Cerenny. A quasi 37 anni il ragazzo di Chisinau ha lasciato ancora una volta tutti a bocca aperta. Ha difeso, murato, attaccato come un ragazzino. Da incorniciare la semifinale di sabato contro Gioia del Colle. E quando lo speaker annuncia che è lui l'MVP della Final Four, lo splendido pubblico gioiese scoppia in un'ovazione. Oggi siamo stati sempre addosso a loro. Sempre addosso, e poi alla fine abbiamo vinto, ce l'abbiamo meritato questa vittoria, perché ci voleva questa anche per il nostro spirito, perché adesso abbiamo poche partite fino alla fine e stiamo cercando di rientrare in playoff. Ma il successo di Vibo porta la firma anche di William Kirkane, 49 punti in due partite, dell'ottimo libero Messana e di un incredibile spirito di gruppo che ha tramutato un sogno in realtà. Ma a festeggiare è ancora una volta tutta la regione Calabria, che nell'anno in cui la 2 sforna numeri da record, porta in finale due squadre, senza dimenticare quanto di buono stia facendo in campionato anche l'Eurosport Cosenza. Anche la squadra di Enzo Valdo, seppur sconfitta, esce a testa alta da Gioia del Colle. La facilità con cui si è sbarazzata della Codieco Santa Croce in semifinale, le ottime impressioni che hanno fornito Joel e la giovane rivelazione Insalata, sono il punto di partenza per il finale di stagione nel quale i lametini occuperanno un ruolo di sicuro riguardo nella lotta finale ai due posti che valgono la Serie A1.
Chi invece si lecca le ferite è la Telefonica Gioia. I ragazzi di Vincenzo Dipinto non hanno retto alle enormi pressioni dovute al vantaggio del fattore campo e dall'attesa spasmodica dei suoi tifosi, che si respirava in una città che aspettava solo il momento di cominciare la festa. E stiamo a parlare di Serie A2, partendo proprio da questa Coppa Italia, che ha mandato in campo 4 delle prime 5 squadre classificate, però oggi si è tornato a giocare, ha ripreso il campionato, una LG Cup che si sta giocando davvero in testa con pochissimi punti di differenza. Sì, ormai mancano due giornate. Oggi tra l'altro il campionato ha sentenziato che Asti retrocede matematicamente nel campionato di Serie B, ci sarà solo da definire la seconda retrocessa, c'è ancora qualche speranza per Agnone che oggi ha vinto, Crema però è lontana, 4 punti, in teoria può ancora farcela, oggi ha compiuto un piccolo passo verso la salvezza vincendo contro Grottazzolina, però come dicevi tu è lotta punto a punto, c'è grande bagarre in testa al campionato, un campionato che è in mano ancora alla Telefonica Gioia, che è uscita una delle grandi purtroppo deluse di questa Final Four. Io personalmente non c'ero mai stato a Gioia del Colle, ti assicuro Laura, se vai a Gioia del Colle è una città che vive solo di pallavolo, ci sono i locali dove al di fuori dei locali viene appeso il cartello, qui solo pallavolo con il decoder per Telepiù Nero, quindi per darti un'idea di quanta passione c'è e si vive a Gioia del Colle. Ho avuto fortuna di fare invece per un'altra emittente satellitare, non la nominiamo, è quello che era la World League a Bari, quindi ho visto proprio quello che è l'affetto che hanno per la pallavolo. Infatti. Magari il calcio non sta andando molto bene, noi con la pallavolo ci stiamo rubando un po' di... Stefano, allora se vuoi procedere anche con i risultati... Andiamo a vedere allora per gli amici che seguono anche il campionato di Serie A2, quello che è accaduto nell'undicesima giornata, questi risultati con l'aiuto della nostra grafica. Trieste ha vinto il big match della giornata, 3-0 contro l'Alimenti Sardi Cagliari, vince in trasferta 3-2, c'è un errore sulla grafica, 3-2 la Raffaele Lamezia contro la Conad di Forlì, 3-0 per la Carilo ST sulla Samia di Schio, vittoria dunque di Agnone sulla Eurosport di Cosenza per 3-1, stesso punteggio per la Reima Crema Samgas contro la Videxoia Patria Grottazzolina, Gioia del Colle che vince 3-0 contro la Codieco Santa Croce e la Tonno Calipo Vibo Valencia che condanna alla Serie B Asti vincendo 3-0 e così diciamo che Laura festeggia al meglio davanti al proprio pubblico la vittoria in Coppa Italia, questo prestigioso successo. Allora andiamo a vedere quella che è la nuova classifica. Laura diceva appunto del fatto che si sta lottando punto a punto, la classifica ci dà ragione perché in testa al campionato con la vittoria di oggi c'è la Telefonica Gioia del Colle con l'Adria Volley Trieste che segue a 49 punti, a 47 punti adesso ci sono Cagliari e Lamezia, anzi Lamezia e Cagliari. 41 punti, Codieco Lupi Santa Croce e la Tonno Calipo Vibo Valencia che adesso a questo punto raggiunge Santa Croce i Toscani ed entra di diritto nella zona playoff. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, 25 punti per la Reima Samgas che è l'unica squadra che rischia, può rischiare ancora la retrocessione, 21 per la Pallavolo di Agnone, 17 punti, scusate, della Casanova di Asti che dunque retrocede in Serie B. Diciamo anche che la Serie A2 resta ovviamente calendariata per domenica, così come faremo noi. Allora invece direi, se per te va bene, di riguardare insieme quelli che sono abbinamenti delle semifinali, ricordando anche le date, soprattutto dove si gioca una e l'altra partita, perché anche per quanto riguarda le semifinali saranno 3 su 5 gli incontri da disputare. Il primo in casa della peggio classificata, ovvero si parte mercoledì 23 alle 20:30 in casa di Milano e di Macerata, in realtà poi si gioca alla Palla Rossini di Ancona. Poi gara 2-3 invece casa delle meglio classificate, questa volta saranno Treviso e Modena ad ospitare i rispettivi incontri e poi vedremo domenica prossima, vi potremo già più o meno raccontare quale sarà la situazione, anche se abbiamo visto che nei quarti abbiamo provato a dire siamo sul 2-0, siamo ormai andati è facile, a gara 5 infatti. E poi ci siamo veramente dilungati. Ecco Stefano, allora io direi che siamo in chiusura, io ti ringrazio nuovamente di essere finalmente tornato perché sono state due puntate molto... Non penso di andare via più adesso, almeno... Appuntamenti adesso e eventi con Lega Pallavolo abbiamo terminato, devo dire che sono stati degli eventi anche tra l'altro molto fortunati, quindi siamo molto contenti. Noi invece continuiamo ad aspettare le vostre mail, i vostri suggerimenti e le vostre domande, c'è sempre un indirizzo internet che potete raggiungere, quello della legavolley.it, da lì accederete anche al nostro spazio riservato per metterci in contatto con noi. Un grazie davvero a tutti voi, un grazie a Stefano Locatelli. Ciao Laura. Appuntamento per domenica prossima, ancora buona Pasqua dalla redazione di Made in Volley.
Buonasera e ben ritrovati a Made in Volley, che apriamo con la notizia piacevolissima del ritorno in Serie A1 della telefonica Gioia del Colle. Questo sarà ovviamente uno degli argomenti principe di questa trasmissione, dedicata però in gran parte alle semifinali Scudetto. I nostri ospiti sono, come sempre, Stefano Locatelli. Ciao Laura, buonasera. E do invece il benvenuto al direttore responsabile della testata internet volleyball.it, Luca Muzzoli. Buonasera Laura, Luca, grazie buonasera di averci a tutti. Raggiunto. Ciao Luca. Ciao. Uno dei siti, anzi direi l'unico sito davvero aggiornato sulla pallavolo, che racconta tutto quello che è dietro le quinte, sta seguendo molto bene anche queste semifinali, semifinali che si sono aperte in maniera davvero strana, perché forse nessuno avrebbe mai pensato che Milano e Macerata riuscissero ad imporsi in maniera così netta in gara 1. Ieri si è già giocata gara 2 e domani invece sarà la volta di gara 3. Ritmi serratissimi, così come Made in Volley. A questo punto direi, Stefano, se per te va bene, di dare subito la parola al nostro ospite. Un piacere averlo con noi. Grazie. Luca, appunto, tu sei sempre presente più o meno su tutti i campi, anche se in maniera virtuale, hai tanti collaboratori che ti stuzzicano con notizie strane, magari particolari, non sempre quelle che magari vediamo in video. Sono partite che hanno già segnato un andamento di queste semifinali molto molto teso. Sì, teso magari quella di Treviso e Milano anche per cose extracampo, teso invece molto accesa e molto equilibrata quella fra Macerata e Modena, che nel giro di pochi giorni ha completamente ribaltato le situazioni in campo, con Modena capace di risorgere dopo un inizio di Macerata veramente alla grande in gara 1 ad Ancona. E quella forse era la partita invece meno equilibrata sulla carta, perché Macerata arrivava con tanti infortuni, c'erano i centrali e l'avevamo detto anche alla vigilia insieme a Stefano, che rischiavano davvero di fare la differenza. Beh, sugli infortuni anche Modena ha qualcosa da dire, perché a tutt'oggi ha Gardini che non ha potuto utilizzarlo salvo che per una sola partita, c'è Gianni che non sta benissimo, non è in forma e giocare ogni tre giorni sicuramente non gli fa bene, c'è Cantagalli che ha la sua bella età, quindi anche Modena ha qualche problemino sugli infortuni e lo può recriminare. È comunque una sfida abbastanza serrata ed equilibrata anche in questo, questo sicuro. Andiamo a vedere allora insieme, anche con l'aiuto della grafica, qual è la situazione aggiornata. Stefano, un 1-1 in entrambe le due semifinali, che però appunto hanno per ora rispettato il fattore campo. Eccolo qua, sì, infatti. Ci attendiamo a questa gara 3, insomma, per vedere se magari qualche equilibrio comincia a venire meno, però insomma... Per il momento il fattore casalingo è stato determinante. Io sono molto curioso di vedere come va a finire anche questo Treviso-Milano, Luca, che sicuramente regalerà ancora tante sorprese. Ecco, secondo voi, al di là del servizio che poi fra un attimo vedremo, ci potrà essere qualche possibilità di cambiare le carte in tavola rispetto alla gara di ieri, proprio a livello tecnico? Ovviamente a questo punto bisogna puntare soprattutto su quello. Ma credo che ormai queste squadre possono cambiare ben poco, perché si gioca ogni tre giorni, sì e no si fa un allenamento fra una partita e l'altra, ormai le squadre si conoscono a memoria. Credo che la differenza la farà chi avrà più forza, chi avrà ancora più voglia di vincere, chi avrà voglia di difendere una palla in più. E su questo credo che squadre come Modena e Treviso forse possono ancora fare la differenza. Stefano, concordi? Sì, certo, sicuramente. Modena ha dimostrato ancora una volta che nel momento delle grandi difficoltà si ritrova e riesce a giocare delle grandissime partite, infortuni a parte. Milano è un po' un'incognita, probabilmente ha giocato la più brutta partita sino ad ora disputata nei playoff, aveva giocato tre serie molto molto belle contro Ferrara, aveva cominciato benissimo contro la Sisley in gara 1. È chiaro che Milano per battere Treviso deve sempre giocare benissimo al massimo e forse più che al massimo, perciò è ancora tutto da vedere, però secondo me, come ti dicevo prima, è ancora tutto da vedere, sono curioso di vedere cosa accadrà domani sera. Noi invece ci concentriamo per un attimo sull'altra semifinale, quella tra Modena e Macerata, con i campioni d'Italia che stanno davvero soffrendo con questa squadra di Masciarelli. Il servizio come sempre è curato da Luca Simonelli. Tre giorni per mandare in scena un film completamente diverso. Modena e Macerata si scambiano i ruoli, invertendo soprattutto il verdetto emesso da gara 1 di Ancona. La stanca Kerol-Coll risorge, la corazzata Lube si scioglie. I campioni d'Italia vincono con autorità e, almeno nel secondo set, umiliano una squadra avversaria a partita forte anche in gara 2, illudendo tecnico e tifosi al seguito. Ma l'incredibile 25-11 del secondo parziale, propiziato da un turno di servizio fiume di Yakovlev e da un filotto a muro di Bovolenta, cancellava la sorte di un indizio pro Lube. Un set più che inusuale per una semifinale scudetto giocata da due squadre che si equivalgono o giù di lì. Un 25-11 che portava la parità momentanea nel punteggio e che segnava la svolta della sfida.
Da quel momento infatti la Kerkol ha messo in campo forze e cattiveria rimaste solo a bordo campo in gara 1. E così è iniziata davvero questa semifinale. Battuta e muro soprattutto, ma anche tanta difesa per mandare in paradiso il gioco dei padroni di casa. Di fronte a una macchina quasi perfetta, la Lube ha riproposto in sicurezza e amnesia a Tavik, vero e proprio incubo per una squadra nata per vincere, ma che troppo spesso dà l'idea che poteva essere, ma non è stato. Weinsmans e Mastrangelo, di solito dai più presenti, sono dati per dispersi in gara 2. Solo Milkovic ci prova, ma non basta. E quando ci si aspetta la reazione Lube, risponde presente ancora la Kerkol. Yakovlev ne mette giù 10 solo nel terzo parziale. Cantagalli ritorna fenomenale, Dante puntuale, i centrali lasciano il segno a muro in attacco e Modena fila veloce verso un meritato successo di tappa. Siamo 1-1, ma domani un altro giorno, anzi, un'altra gara. In attesa di capire se sarà davvero così, stiamo sempre chiacchierando insieme a Luca Muzzoli e Stefano Locatelli, perché ci sono queste semifinali che hanno un ritmo, come tu giustamente Luca ricordavi prima, molto serrato, pochi allenamenti, tanti gli infortuni quasi impossibili da recuperare. È anche vero che giocando due partite in casa della meglio piazzata, in teoria un vantaggio dovrebbero trovarlo. Sì, beh, Modena un vantaggio ce l'ha di sicuro, come diceva Lorenzetti dopo gara 2, adesso alla sua squadra basterà, fra virgolette, cercare di vincere una delle prossime due partite per sperare a quel punto di portare Macerata eventualmente in gara 5 sempre a Modena, un campo che lui definisce per gli avversari molto difficile, quindi indubbiamente questo vantaggio c'è, la stessa cosa mi diceva oggi Bruno Adare per Treviso, quindi il fattore campo si sente di sicuro. Sentiamo se la pensa così anche Andrea Giani, che è l'ospite della nostra prossima intervista. Si attendeva la risposta di Modena e oggi è stata risposta alla grandissima, perlomeno dopo il primo set. Sì, no, abbiamo secondo me cambiato molto nell'attacco. Mi ha fatto la partita d'andata giù Ancona, non ho giocato mai in attacco e abbiamo perso 3-0. Oggi secondo me abbiamo attaccato molto meglio in tutte le fasi, sia sul cambio palla che sulla fase punto. E quindi è cambiata un po' la partita, e giocando meglio in attacco dai più respiro anche al muro difesa, sei più tranquillo anche in battuta e questo è il nostro tipo di gioco. Però il playoff è questo, cioè una partita la perdi, non la vinci. L'importante è sempre andare in campo con la giusta determinazione, secondo me. Forse dove abbiamo peccato nella prima partita è stata nella determinazione, cioè nella cattiveria agonistica. Probabilmente perché venivamo da 5 partite 2, da Data Break 2, dove avevamo speso tanto lì. Giocando in maniera così ravvicinata le partite non sempre riesci ad essere così aggressivo. E se questa era la parte dedicata alla prima semifinale, andiamo invece a concentrarci sulla seconda, quella della parte alta del tabellone. Una semifinale che si è aperta all'insegna delle novità, almeno per quanto riguarda Milano, che aveva sempre perso 3-0 nella stagione regolare, invece ha infierito in maniera anche abbastanza pesante sugli uomini di Bagnoli. Soprattutto è stata la partita dei redivivi, vedi Rosalba? Sì, ogni tanto ritorna anche lui, è un po' di stagioni che ha questi alti e bassi, queste andate e ritorno, queste entrate e uscite, ma insomma, uno come lui fa sempre comodo a una squadra come Milano, che se ci pensiamo rispetto alla finale scudetto di qualche stagione fa, l'altra sera aveva soltanto un numero d'oro in più, insomma, quindi alla fine gli uomini sono sempre quelli, quindi averne uno in più fa comodo. Ecco, se però noi domenica scorsa avevamo proprio parlato di questi giovani che prima o poi dovevano esplodere, anche se c'erano un po' i veterani che continuavano a dare manforte alle squadre, e un po' questo è successo, almeno per quanto riguarda Milano. Sì, Milano che ha avuto in Paolo Cozzi, ma anche ieri Paolo, devo dire, è stato tra i pochi che si è salvato insieme a Numerdon, perché almeno anche le statistiche alla mano dicono che appunto Paolo è stato tra i più bravi. Questa è una cosa molto positiva per la nostra pallavolo, la pallavolo italiana, che ha bisogno di crescere, ha bisogno soprattutto di cercare di trovare nuovi talenti, e che comunque, come diceva Luca, alla fine la squadra non è stata modificata granché, ci sono giocatori comunque di grande esperienza come Milinkovic, come Gerbic, come Held, che hanno comunque già qualche primavera sulle spalle. È sicuramente di granché positivo il fatto di avere Paolo Cozzi quasi sempre almeno tra i migliori in questa assist. Cosa ha pagato invece Treviso in gara 1, poi invece ieri si è pienamente riscossa per subire una sconfitta così pesante, soprattutto a livello di morale? Luca, secondo me forse il fatto di non aver giocato magari, a differenza delle altre squadre come Milano, magari una partita dietro l'altra, forse. Sì, oppure ha subito quello che è stato l'aggressività di Milano, che partendo da col fattore campo a favore, ma con una partita in meno da poter giocare in casa, ha cercato di monetizzare al massimo. Diciamo che Milano in quella gara ha dato veramente il massimo. Adesso bisognerà vedere cosa faranno in gara 3. Treviso ha un Cisolla in meno, quasi sicuramente,
potrebbe essere una gara determinante per il proseguo della serie. Ecco, ricordiamo che Alberto ieri ha avuto un infortunio in gara 2, non si sa a questo punto se domani sarà della partita, noi però seguiamo il prossimo servizio che è proprio dedicato a questa semifinale. La Sisley torna a giocare come sa e per l'Asistel non c'è scampo. Finisce 3-0 e la serie si mette in parità dopo che Milano aveva cominciato con il piede giusto queste semifinali. Una vittoria netta, frutto del grande lavoro svolto dai ragazzi di Daniele Bagnoli, soprattutto nel fondamentale che in gara 1 aveva lasciato parecchio desiderare, la ricezione. Una Sisley che è ritornata ad essere aggressiva e concreta come in regular season, grazie alla ritrovata vena dei suoi tanti fuoriclasse come di Neiki, il migliore dei martelli di casa. Più forte anche dell'infortunio alla caviglia che a metà del secondo set costringe Cisola ad uscire dal campo, sostituito dal bravo giapponesino Kato. Tanta la paura, ma l'allarme rientra quasi subito perché lo schiacciatore veneto dal terzo set torna al suo posto. Parliamo adesso dell'Asistel. Incappa in un brutto pomeriggio e si ritrova sempre affannosamente a recuperare. Quella di ieri ci è sembrata la brutta copia di quella vista in gara 1. Poco lavoro a muro, poca difesa ed una battuta che non ha mai creato grandi grattacapi. E poi il tanto, troppo nervosismo che colpisce uno dei suoi grandi giocatori, l'argentino Milinkovic. Più volte beccato a bisticciare sotto rete con questo o quell'altro avversario, riesce a farsi anche ammonire. Un clima che non ha certo agevolato il lavoro dei compagni, che ha anzi probabilmente galvanizzato i giocatori della Sisley. Papi, ad esempio, dopo lo scherzo con l'argentino, ha deliziato il pubblico del Palaverde con alcune giocate strappa-applausi che hanno messo la parola fine al confronto. Montale e i suoi ragazzi rimangono comunque consapevoli del fatto che per sperare di potersi giocare la finale bisognerà vincere almeno una volta in casa della signora del volley e per farlo dovranno ritrovare quanto prima lo spirito di inizio playoff. Perché per battere ancora due volte la Sisley ci vorrà questo e ben altro. Domani c'è gara 3 che manco a dirlo, promette scintille. Questa era la prima parte dedicata alle nostre semifinali, domani appunto c'è gara 3 ma delle prossime appuntamenti ne parliamo nella seconda parte, spazio alla regia. Seconda parte di Made in Volley, siamo in compagnia di Stefano Locatelli ma soprattutto di Luca Muzzoli, direttore responsabile di volleyball.it, il portale dedicato alla pallavolo, che sta seguendo queste semifinali al pari di Made in Volley. Allora, domani c'è gara 3, però è ancora tutto da possibile, chissà magari anche di arrivare a gara 5 di domenica prossima, Luca. Ma io credo che sia possibile, secondo me tutte e due le semifinali possono arrivare a questo traguardo di gara 5 perché dubito che una delle quattro squadre possa avere un crollo adesso e perdere le rimanenti due gare che ci sono prima di gara 5. Quindi penso che questa semifinale andrà per le lunghe. Ma secondo voi queste quattro magnifiche sono davvero le squadre più forti, l'hanno dimostrato, però il fatto di avere magari non tutti i giocatori abbastanza esperti può creare un po' di scompiglio, come poi è successo a Treviso, non inutile nascondere che è la squadra con giocatori meno abituati a queste partite. Secondo me di queste quattro squadre, forse Luca non so se sei d'accordo con me, mi sarebbe piaciuto vedere anche Latina, che è stata purtroppo sfortunata nell'ultima parte di stagione con qualche infortunio di troppo e quindi probabilmente lei poteva starci in questa griglia di quattro squadre. Se avesse giocato la semifinale con Vujovic forse avrebbe impensierito un po' di più Macerata di quanto non ha fatto, anche se c'è riuscita comunque, perché una gara gliel'ha strappata, tra l'altro anche in casa. Altre squadre non ci sono, però forse il fatto che queste siano arrivate nei primi quattro posti in regular season, in LG Cup, un motivo c'è, ecco, certo. Quindi forse è giusto così, alla fine bisogna anche apprezzare quello che è il valore della regular season che dura tantissimo. Noi invece adesso ci spostiamo per un attimo a sentire Samuele Papi che ci commenta la gara di ieri, gara 2. Noi siamo stati secondo me molto bravi questa sera, soprattutto a portarci sull'uno pari che era fondamentale, se andare sul 2-0 sarebbe stato molto difficile per noi. E niente, siamo contenti perché abbiamo vinto sì, 3-0 in quanto era vincere, siamo riusciti nel migliore dei modi, abbiamo dimostrato soprattutto rispetto anche alla gara di la prima di Milano dove stasera abbiamo sbagliato penso molto meno. Però eravamo consapevoli che c'eravamo e stasera c'eravamo alla grande perché abbiamo sbagliato pochissimo, abbiamo fatto penso una bellissima partita. Lunedì è tutta un'altra partita, cioè loro hanno dimostrato di essere una squadra fortissima che sa giocare bene, tanti anni che giocano assieme, hanno un gioco collaudato. Quindi lunedì sarà un'altra partita in cui ci sarà il solito nervosismo, sai, chi va sul 2-1 comunque ha un punto a favore in più, quindi noi dovremmo recuperare fisicamente e poi lunedì dare tutto. Grazie. Prego.
Abbiamo più volte ripetuto che il ritmo è serrato, si torna in campo domani, gara 4 invece in programma giovedì, che è festivo, quindi credo, Stefano, se chiedo anche il tuo aiuto, si gioca al pomeriggio? Sì. Tardo pomeriggio, come sì, alle 18, cioè sì, nell'orario canonico, e poi si torna in campo eventualmente domenica. Grande l'affluenza del pubblico in queste prime gare, nonostante magari ci fossero dei ponti, fosse giornate di festa, credo che anche questo vada sottolineato. Siamo contenti, meno male, sì, per la pallavolo, diciamo che è un trend positivo che si continua a mantenere dopo una stagione regolare fantastica, dove quest'anno davvero la pallavolo italiana, soprattutto maschile, ha davvero ottenuto grandissimi risultati di pubblico. Mercoledì era anche giornata di Coppa per il calcio, c'erano degli italiani impegnati e questo non si è sentito, quindi anche questo credo che sia un'ulteriore prova di quanto la pallavolo sta dando tanto spettacolo. Stefano, ci sono anche credo delle televisioni brasiliane, giapponesi che stanno... Sì, no, come sempre l'interesse anche, sì, delle televisioni estere è sempre molto, molto alto, come accadde già l'anno passato, anche quest'anno la ESPN proporrà in chiaro in Brasile le partite delle semifinali e delle finali del nostro campionato, quindi naturalmente poi tra l'altro ci sono anche giocatori brasiliani importanti, campioni del mondo come Dante, Nalbert, che appunto ci danno una mano da questo punto di vista e quindi aumentano l'interesse anche dei... Credo che da domani poi siano già aggregati alla propria nazionale per preparare la World League. Se una delle situazioni migliori di pubblico per quanto riguarda il nostro campionato è quella di Trento, è anche proprio perché è una squadra giovane, una squadra che ha divertito e forse anche la squadra che al di là di tutti veramente tanti infortuni di quest'anno ha saputo restare gruppo e riuscita a rimanere compatta. Luca. Ma Trento credo che sia una delle belle sorprese dell'anno, anche se non si è mai purtroppo concretizzata nella fase di regular season, perché gli infortuni sono stati veramente tanti, forse troppo. Abbiamo visto parzialmente nei playoff contro Modena che se la squadra fosse stata questa per tutta la stagione, forse anche nella griglia dei playoff la partenza sarebbe stata diversa. C'è da dire che forse con Sorcinelli fino in fondo quel tie break o comunque il quinto set con Modena, l'ultima gara, forse non finiva così, è andata così, segno del destino di Trento. In prospettiva futura però questa è una società che si può strutturare ancora in maniera molto più solida e arrivare a fare qualche cosa di bello. Una cosa sicuramente già bella è il pubblico, che Modena ha potuto veramente vedere un pubblico da altri tempi nel suo palazzetto e sembrava di giocare a Trento. E questo infatti aveva già detto Stefano la settimana scorsa, quindi andiamo a scoprire insieme quelle che sono state le caratteristiche e dietro le quinte della squadra di Bagnoli. L'avventura dell'Itas Grundig Trentino in questa LG Cup è arrivata al capolinea, terminata in bellezza con un quarto di finale palpitante che ha visto i trentini portare i campioni d'Italia della Carroll con Modena a gara 5. La serie contro Modena è stata lunga ed entusiasmante, ma pure un poco amara. La qualificazione alle semifinali per un attimo è stata lì, a portata di mano. Un'uscita di scena comunque dalla porta principale, quella dell'ITAS del presidente Mosna, che dovrà ora cominciare a tirare le somme guardando alle cose positive, vedere la voce playoff, e a quelle meno positive, come la serie infinita degli infortuni che hanno inevitabilmente influito poi sulla gestione tecnica. Bruno Bagnoli, ad esempio, con la partita del Palapanini, ha probabilmente conclusa la sua storia a Trento. Alla base del divorzio sembra ci siano problemi di natura gestionale con la totale mancanza di feeling con alcuni giocatori chiave. Al suo posto sembra ormai certo l'arrivo del professor Prandi da Ferrara. E poi dicevamo degli infortuni. In serie, Bernardi, Fortunato, Sartoretti, Mezzaro, Stoffoli e anche in gara 5 quello del bravo Giuseppe Sorcinelli. Insomma, di sicuro lo scudetto della sfortuna non può che essere attribuito a loro, anche se riflessioni sul lavoro dei collaboratori di Bagnoli dovranno essere sicuramente fatte. In positivo, da sottolineare l'annata di Paolino Toffoli, destinato l'anno prossimo ad indossare la casacca di Modena. Quasi sempre nella lista dei più bravi, come un ottimo vino, più invecchia, più migliore. Importante il contributo di Igor Chulepov, che per lunghi mesi si è fatto carico della squadra. Bene anche Sartoretti e Bernardi, quando hanno potuto giocare senza problemi. Rimandato invece Dumin Mezzaros, che ha ancora palesato qualche problema di maturità. Prezioso sì in battuta, ma ancora titubante sulle palle importanti. Ma il vero successo di cui il presidente Mosna può andare fiero è il pubblico. Li abbiamo ancora negli occhi i 1000+ tifosi che hanno riempito di festa il Palapanini per gara 5. Solo uno dei tanti traguardi raggiunti dal pubblico più numeroso della Serie 1, con una media partita di 3.527 spettatori e con la perla della gara casalinga contro la Sisley Treviso, seguita da 4.670 appassionati. È da questo risultato che la piccola Trento deve ripartire per provare a diventare grande.
Come accennato nel servizio di Luca Simonelli, si parla già di mercato. Martedì è probabile l'annuncio dell'arrivo di Prandi da Ferrara a Trento. Anastasia ha già comunicato che per i prossimi 3 anni sarà sulla guida del Cuneo. Luca, vediamo se riusciamo a capirti qualche altro segreto, magari ancora non pubblicato su Volleyball. No, no, tutto quello che sappiamo è già, viene pubblicato in tempo reale, quindi lo sapete sicuramente. Tieni le distanze, mi raccomando. Tieni le distanze. No, grosse novità non ci sono. C'è, no, una novità c'è, a dire la verità, che è quello che quest'anno gli allenatori che cambieranno panchina saranno veramente tanti. Io non darei per scontato, tranne Lorenzetti, che ha rinnovato il contratto da poco a Modena. Bagnoli forse. Diciamo dai. Bagnoli forse, a Treviso, tutti gli altri possono veramente pensare di cambiare panchina l'anno prossimo. E questo, poi ci sono i rientri dalla Grecia, perché comunque Travizza che ha vinto in Grecia, ma Lozano. Ha fatto benissimo anche l'anno scorso. Ricci, che viene dato per certo anche lui rientrante, comunque lui ha dichiarato che non vorrà continuare ad allenare all'estero. Perciò ci sarà un surplus di allenatori e mi sto chiedendo a questo punto se Fede Giorgi magari non tornerà a palleggiare, visto che vedremo. Ma sì, chissà, lì, ecco. No, senti, a questo punto però parliamo anche un attimo del mercato per quanto riguarda i giocatori. Ti aspetti grossi problemi o secondo te sarà un mercato tranquillo? No, problemi no, non credo ce ne siano, tranquillo no, perché cambieranno casacca moltissimi giocatori, anche di questo sono sicuro, anche magari quelli che hanno ancora un anno di contratto e iniziano a essere un po' in là con l'età, punto. Punto, va bene, allora noi invece andremo a capire quale sarà il mercato della 2, perché per oggi si è già andata a sistemare una squadra che l'anno prossimo sale di categoria, è quella di Dipinto, che dopo 7 anni la Telefonica Gioia del Colle festeggia questa attesa e sicuramente meritata promozione. Si è fatto un campionato che è stato davvero spettacolare, con tanti ribaltamenti di fronte. E tra l'altro Laura, apprestiamoci a vivere l'ultima giornata che ha ancora tantissime cose da dire. Se adesso la nostra regia ci dà una mano con i risultati, intanto... diamo l'ufficialità con la vittoria oggi a Schio della Telefonica di Gioia del Colle, della vittoria della regular season da parte dei ragazzi di Vincenzo Dipinto. Eccoli qui, proprio l'ultimo risultato: vincono oggi 3-0 su un campo difficilissimo come il Fonte Scodella, dove tutte le grandi quest'anno hanno conosciuto la sconfitta. Il passo falso della Bernardi Trieste sulla Casanova di Asti, il 3-2 ha permesso alla formazione pugliese di vincere questo campionato. Le altre notizie di giornata importanti: il successo di Grotta Azzolina per 3-2 sulla Codieco Santa Croce, di Cosenza che batte nel derby la Tonno Calipo Vibo Valencia 3-0, e poi questo pallavolo Agnone 3-2. Per quanto riguarda la classifica nella zona bassa per la retrocessione, Agnone per sperare ancora doveva vincere almeno a 3 punti e contro Crema, che Crema tra l'altro appunto è terz'ultima, adesso a 3 punti. Domenica prossima Agnone andrà a Forlì contro la Conad, mentre Crema giocherà in casa contro Asti, quindi almeno sulla carta i lombardi sono favoriti. E poi vittoria anche della Raffaele Lamezia contro la formazione dell'Alimenti Sardi Cagliari per 3-0. A questo punto, 3-1 scusami, c'è una classifica, la vediamo. Gioia del Colle, dunque, e non voglio pensare a Gioia del Colle in questo momento cosa stia accadendo, per me ci sono tipo Rio de Janeiro, Carnevale di Rio. Sicuramente una festa. più che una festa. 51 per Trieste, 50 per Lamezia e 47 per Cagliari, che sono le 3 squadre certe di disputare i playoff. Ci sono Santa Croce, Vibo, Grottazzolina e anche l'Eurosport Cosenza, che domenica prossima si giocheranno l'ultimo posto utile per giocarsi la Serie 1. E tra l'altro ci sono partite che le vedranno una di fronte all'altra. Grottazzolina ad esempio giocherà contro Lamezia, Cagliari contro Santa Croce e Trieste contro Cosenza. Quindi un'ultima giornata di A2 sicuramente da cardiopalma, la seguiremo naturalmente qui a Medivolley. Però a questo punto non mi resta che fare nuovamente i complimenti a Gioia del Colle, perché è una città che merita senza ombra di dubbio la massima serie. E poi si allunga geograficamente il campionato di A1, che non è una brutta cosa. No, assolutamente. Ecco, ricordiamo che appunto c'è un altro posto ancora in palio per quanto riguarda la promozione. Giocheranno i playoff la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Ci saranno partite di andata e ritorno. Le due vincenti, oltre ovviamente l'eventuale spareggio, giocheranno poi questa finalissima che regala l'ulteriore posto in serie A1. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, partendo da Luca Muzzoli di volleyball.it, che vi aspetta come sempre in tempo reale con gli aggiornamenti da tutti i campionati, non solo da quelli maggiori maschili e femminili. Ci sarà spazio anche per raccontare le vicende della Lega, che comunque ha un sito altrettanto aggiornato che vi aspetta al solito indirizzo legavolley.it. aspettiamo anche le vostre domande. Stefano, prima o poi si scuseranno i nostri telespettatori, riusciremo anche a riprendere questa abitudine di rispondere. L'anno prossimo. Intanto complimenti ancora a Gioia del Colle, un grazie a tutti voi, l'appuntamento Ciao, Laura, torna grazie. Tra una settimana. Buonasera.
Treviso e Caracol Modena sono le finaliste dell'LG Cup. Buonasera a tutti e bentornati a Made in Volley. Questo è ovviamente l'argomento principe di questa sera, perché quest'oggi si sono concluse le semifinali, avvincenti, spettacolari, tanti ribaltamenti di fronte. Quest'oggi però il fattore campo è stato rispettato e di questo ne parliamo insieme a Stefano Locatelli. Ciao Laura, buonasera. E do invece il benvenuto al direttore responsabile di Pallavolo Super Volley, Fabrizio Rossini. Buonasera. Una gara, dicevamo, avvincente, nessuno forse si aspettava questa gara 5. Allora Fabrizio, direi che però quest'oggi forse si è rimasti un po' delusi, soprattutto dalla gara di Treviso, dove i padroni di casa hanno assolutamente schiantato Milano. Sì, li hanno presi a randellate, veramente era difficile prevedere una cosa del genere, però credo che ci sia un filo conduttore in tutti questi playoff, un bravo tifoso che avesse preso la sua macchina per andare a vedere qualsiasi di queste partite non avrebbe mai indovinato il risultato. Ci sono stati veramente shock a sorpresa, dei 3-0 incredibili, uno è stato questo. Si è invece giocato tanti tiebreak, c'è stato un pubblico spettacolare a Modena. Stefano, eri là, so che la tensione era tanta, però c'è stato davvero un pubblico molto molto importante per far pendere la bilancia da questa parte della barricata. Sì, diciamo che alla fine il fattore casalingo in questo caso ha avuto ragione. Al Palapanini Modena si è sentita più sicura, ha vinto, anche se devo dire che in settimana aveva vinto convincendo ad Ancona contro una Lube invece inesistente, è stata lì forse la partita decisiva dove probabilmente Macerata ha buttato al vento le occasioni per andare in finale, però come diceva Fabrizio quest'anno veramente queste semifinali hanno regalato tante emozioni, tante sorprese, fare pronostici era molto molto difficile. Sul fatto magari anche della partita di Treviso è vero che il risultato ha detto 3-0 e quindi magari sulla carta davvero Treviso ha dimostrato di essere la più forte, però è anche vero che c'è un primo set che grida vendetta, dove Milano conduceva 20-14, non è riuscita a chiudere, probabilmente quel set è stata un po' la chiave di volta di tutto il match, probabilmente se Milano avesse vinto quel primo set, forse non saremmo qui a dire che la Sisley è insieme a Modena in finale scudetto. E se io posso interrompere, mi sembra anche che sia il motivo di tutto questo campionato, una regular season assolutamente imprevedibile e continua anche questo playoff. Non dimentichiamo tutti i risultati che ci sono stati in precedenza. È stato, credo, un campionato incredibile e speriamo che sia una finale degna. Lo sarà sicuramente, ovviamente di questo ne parliamo fra un attimo, non prima però di avervi dato conto di quello che ci ha raccontato Alessandro Fei al termine proprio della partita tra Treviso e Milano. Terminata gara 5, è stata un'autentica maratona, Sandro, che vi farà bene per la finale, vi prepara benissimo per la finale. Spero di sì, spero che comunque queste battaglie che abbiamo fatto contro Milano ci portino qualcosa, cioè che magari in finale non molliamo subito ma lottiamo, perché comunque chi verrà in finale dall'altra parte sarà sicuramente una squadra tosta, quindi speriamo di riuscire a scamparlo. Ale, in verità te l'aspettavi Milano così? No, perché in campionato è sempre stato una squadra abbastanza facile, cioè noi contro di loro, quindi non me l'aspettavo sicuramente così. Loro molto bravi, hanno preparato la partita, i playoff molto bene, quindi un complimento anche a loro, una bella squadra. E se il primo set vinceva Milano, secondo te cosa poteva cambiare? Secondo me vincevano loro se vincevano il primo, perché prendevano coraggio, noi in casa perdevamo un po' di fiducia in noi stessi, però non lo so, però probabilmente avrebbero vinto loro. Se Dinejkin ha fatto 21 punti è stato premiato migliore giocatore, dall'altra parte c'è invece un Milinkovic con 17, si è rivisto anche Cisolla e questa è forse la notizia più importante per quanto riguarda Bagnoli, che potrà contare nuovamente anche su questo forte giocatore per la gara di finale. Sì, Alberto ha giocato, però a fase alterna è stato sostituito ancora con Kato, con il giapponese che tra l'altro in gara 4 aveva giocato tra l'altro molto 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 bene. Alberto in via di guarigione, quindi ovviamente per la finale sarà tra i titolari. Però mi piace soffermarmi sul fatto, ti dicevo prima, di questo primo set. Alessandro Fei, che è un grandissimo campione ma è anche una persona molto sincera, afferma che effettivamente, come abbiamo potuto sentire, che forse quel primo set ha davvero cambiato la sorte di una finale che forse per certi versi Milano meritava un po' più di Treviso, perché Treviso ha vinto però non esprimendo sempre la miglior pallavolo, cosa che invece ha fatto Milano
se avesse avuto un pizzico di fortuna in più probabilmente sarebbe in finale, però Treviso è talmente piena di grandi campioni che in ogni momento risolvono la partita. L'altra sera magari Di Nekin era stato quasi assente, oggi invece è stato il grande trascinatore di banda della Sisley. Fabrizio, era la sfida numero 37 tra Sisley e Azistel. Montali aveva definito questa partita la vigilia la più importante della sua vita. Ricordiamo che era l'ultima che lui, da allenatore di un club, ora si sposta sulla panchina della nazionale. Sì, era una partita decisiva. Milano, come ha detto giustamente Stefano, ha sempre stupito quest'anno per un lavoro molto interessante, che devo dire è tipico di tutte le squadre di Montali, una correlazione strepitosa fra il muro e la difesa. È sempre una cosa che ha dato un valore aggiunto in più alla squadra, oltre al fatto che è una squadra che giocava in maniera molto corale. Treviso però ha presentato quest'anno la squadra, senza nulla togliere a quelle precedenti, più giovane, più spregiudicata, forse anche più divertente degli ultimi anni, e così ci ritroviamo con questa finale che è la numero 5 fra Treviso e Modena. Sono già stati importanti precedenti dal 95 compreso in avanti. Credo che abbia vinto la tradizione, anche se magari dico un improperio nei confronti delle due squadre che sono arrivate in finale. Magari per il movimento Macerata-Milano sarebbe stata molto interessante, perché erano le due novità, però poi alla fine si vede che il DNA dei playoff ce l'hanno soprattutto Modena e Treviso. Ah, sentiamo anche che cosa ci ha detto Nicola Gerbic proprio al termine di questa sfida. Sì, in questa serie ci sono state troppe situazioni così. Ci è capitato una grandissima occasione nella terza partita di portarla a casa, quindi penso che nonostante tutto abbiamo dato il nostro massimo e dobbiamo essere soddisfatti almeno con questo, perché penso che dopo quelle due partite di campionato tutti pensavano che finiva in tre partite 3-0. Invece non è stato così, abbiamo dato tutto, abbiamo anche avuto una grande occasione di finire questa serie a nostro favore molto prima, purtroppo non è successo, magari questa partita di stasera ha confermato un po' tutta questa serie, nel senso che siamo partiti bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, 17-13, 23-20 nel primo set, quindi tutte le due partite che abbiamo vinto vincendo il primo set, quindi purtroppo nell'avvio non siamo riusciti a mantenere la calma soprattutto e ottenere il vantaggio che ci siamo creati, quindi mi dispiace molto sia soprattutto per noi ma anche per i tifosi che sono venuti numerosi, c'è stato un tifo incredibile, quindi c'è sicuramente un enorme dispiacere, insomma. E il dispiacere sulla faccia di Nicola Gerbic è davvero palpabile. Se la Sisley è la prima finalista solo perché ha giocato con qualche ora di anticipo rispetto a Modena, la seconda è proprio la Caracol, che difenderà quindi il titolo vinto lo scorso anno proprio contro la Sisley. Una gara interessante, questa volta è terminata 3-1, anche se si è rischiato parecchio il tiebreak, Fabrizio. Sì, è vero, è stata una gara molto, molto strana, giocata in maniera molto alterna fra un set e l'altro. La Lube ha giocato in maniera straordinaria il secondo. Aveva avuto un attacco veramente improbabile, sembrava un continuo con la gara di Ancona in cui veramente la Lube aveva sprecato tutto in attacco, Modena aveva vinto alla grande per 3-0, sembrava quasi che fosse un quarto set da giocare fuori casa. Poi la Lube si è ripresa benissimo nel secondo, ha giocato in maniera impeccabile, si è risvegliato Weisman che aveva dormito per tutto il primo set, il muro strepitoso anche con Meoni che è uno che fa ottima guardia a muro, soprattutto quando qualcuno tenta di passare in parallela al posto 4, e poi il quarto set, e fra è entrato anche Gravina, si è visto Gravina, Macerata aveva rischiato molto facendo giocare il suo centrale che era stato in tribuna nella gara precedente, purtroppo non è bastato neanche il suo sforzo, si è andati molto vicini perché poi alla fine hanno perso di due punti l'ultimo set decisivo, però ancora una volta si è visto quanto Modena sia, dalle nostre parti si dice sia rognosa, sta lì come un botolo riottoso, ti morde le caviglie e non ti mola più. Beh, direi che appunto, ne abbiamo parlato prima, anche gli spettatori hanno fatto la loro parte, c'erano 4.500 persone presenti alla Pallapanini, è tornata la voglia di pallavolo, c'è stato qualche momento magari durante la stagione in cui il calcio ha avuto sopravvento, però queste finali sono anche un regalo per questa cittadina che si sta veramente regalando momenti più che soddisfacenti nello sport.
sport? Io ho provato a contare le sedie che erano rimaste libere, erano veramente poche, c'era molto... Capito cosa fanno i direttori anziché guardare le partite? Ogni tanto parte mi distraggo, faccio conti, ho contato quanti giocatori per esempio ci saranno nella prossima finale che già hanno giocato quella precedente, quindi fra allenatori e giocatori sono 8 per Modena e 6 per Treviso, sicuramente ho sbagliato i conti, adesso c'è un tifoso a casa che dice... Non è vero. No, Fabrizio, sappiamo che la tua competenza è assoluta, anche la preparazione con cui prepari... A gioco di parole questi dati tecnici. Ecco, abbiamo anche dei dati tecnici noi da raccontarvi, perché già è stata sicuramente una partita strepitosa sia per Milikovic, che ha realizzato 28 punti, che per Yakovlev 27. Era comunque la partita dei centrali nel bene e nel male. Fabrizio ha già ricordato che è rientrato Gravina, assente da tante settimane, c'è però sempre un Gardini infortunato e questo forse è un dato un po' preoccupante. Sì, purtroppo è sempre lì che guarda i suoi compagni dalla panchina. Però io vorrei spezzare una lancia anche in favore di Bovolenta, che secondo me sta giocando un campionato strepitoso, è veramente uno dei punti fermi della squadra di Angelo Lorenzetti, anche oggi l'ha dimostrato, l'aveva fatto anche in occasione di gara 4, davvero Vigor sembra aver ritrovato il suo gioco migliore dei primi tempi, di quando era riuscito ad andare a giocarsi anche un'Olimpiade, se non ricordo male, e... Vediamo adesso, ci dispiace diciamo... molto per Gardini, no, adesso io non so esattamente la condizione di Andrea, se potrà o meno giocare. Ricordiamo, una frattura alla mano, quindi è impossibilitato per questo a giocare, l'ennesimo infortunio della stagione anche per Gardini. Ci stanno facendo segno che siamo ormai in conclusione di prima parte, la seconda è altrettanto ricca, perché sono partiti anche i playoff promozione della Serie A2 e poi avremo la sorpresa della telefonata con l'allenatore che ha portato Gioia del Colle in Serie 1. Restate quindi con noi. Ma cosa ci fanno due bradipi come noi? Seconda parte di Made in Volley, stiamo chiacchierando insieme a Stefano Locatelli e Fabrizio Rossini, direttore responsabile di Pallavolo Super Volley, di questa gara 5 dell'LG Cup Serie A1 che è andata in archivio quest'oggi. Vediamo anche con l'aiuto della grafica quindi qual è la situazione aggiornata. Mercoledì si torna in campo, le finali sono già qualche incombono, infatti vediamo... Nella parte alta la Sisley Treviso che si è qualificata grazie alla 3-2 sull'Asita del Milano, invece la Caracol Modena batte sempre 3-2 la Lube Macerata. Saranno quindi Sisley Treviso e Caracol Modena a contendersi lo scudetto dell'LG Cup di quest'anno. Non è ovviamente la prima volta, come tutti voi ben sapete, che queste due squadre si incontrano, non più tardi dell'anno scorso, quindi 12 mesi fa, stessa finale, stesse emozioni. Però c'è stato anche, forse secondo me, Modena l'anno scorso era leggermente più forte. Modena ha avuto una serie di infortuni incredibili, non ultimo questo di Gardini che avete citato, fra l'altro è successo in maniera rocambolesca, si era già fatto male, poi Gianni l'ha centrato con una battuta sbagliata, gli ha fracassato un dito, in più ci sono giocatori che non sono al massimo della forma, quindi molto spesso in queste finali giocano in realtà molto le infermerie rispetto a effettivi sprazzi di gioco. Adesso saranno davvero le infermerie a dover essere tenute da conto, visto il ritmo con cui si gioca. Ricordiamo, mercoledì gara 1, sabato gara 2, gara 3, perché si gioca come sempre al meglio delle 5 partite, martedì 13 maggio, eventuali gara 4 e 5, sabato 17 e giovedì 22. Allora, invece a questo punto, lasciando la serie A1, saremo pronti a ritrovarla la settimana prossima, ci spostiamo sulla serie A2 che... È terminata venerdì, da oggi si giocano già i playoff promozione, però c'è una squadra che si è strappato questo biglietto con una giornata di anticipo, il Gioia del Colle. Stefano la settimana scorsa raccontava di questi caroselli che sicuramente avrebbero infatti riempito la città, avevi visto giusto, eri appena tornato poi da Gioia, quindi avevi vissuto in diretta quella che era stata questa emozione di una città. Allora io direi di salutare quello che è il mago delle promozioni, perché non è la prima che c'entra, ovvero Vincenzo Dipinto, benvenuto con noi. Buonasera a tutti. Ciao Vincenzo, ciao, benvenuto. Buonasera. Ciao. Allora dicevamo mago delle promozioni perché anche con Taranto avevi centrato questa Serie A1, l'anno scorso non è andata molto bene proprio a Taranto, però quest'anno è stato un altro campionato entusiasmante, non sempre condotto, però sicuramente ha dato modo agli appassionati di vedere all'opera tanti giovani e tanti giocatori esperti proprio a Gioia del Colle. Ma io mi arrabbio quando mi dicono il mago delle promozioni, perché i miei risultati sono ancora oggi, e posso dirlo con forza, il miglior risultato a Macerata dopo tanti anni e tanti soldi che hanno speso. Da allora, in Spagna è il miglior risultato, a Taranto ho fatto delle cose incredibili che gli altri non sognano nemmeno.
perché è la società più povera, e abbiamo fatto un progetto recuperando giocatori infortunati, di buona immagine e infortunati, per avere credibilità e poi avere dei giocatori forti per il futuro. Poi invece ci è andata male. Vincenzo, immagino che per te, che sei pugliese, insomma, riportare gioia dopo 7 anni in Serie 1 sia stata comunque una particolare emozione, no? No, quello sì, senz'altro, ma soprattutto non è la 2 agonisticamente, ma la cosa più difficile secondo me era rifare certi risultati nello stesso paese in cui vivo, in cui già avevamo fatto 4 anni straordinari tempo fa, e non dimentichiamo una salvezza in A1 senza giocatori di A1, quindi che fu del miracoloso quell'anno lì, quindi ripetersi dopo tanti anni era difficile. Ma Vincenzo, secondo te all'inizio dell'anno tu eri convinto di avere in mano una squadra che potesse vincere la regular season, tra l'altro con uno splendido finale, perché la Telefonica è stata sempre comunque nelle zone alte della classifica, ma diciamo che ha preso il comando seriamente soltanto nell'ultimo paio di mesi, no? Nelle ultime settimane. Ecco, tu eri convinto fin dai primi allenamenti di avere comunque una squadra in grado di poter vincere il campionato? No, questo no. Sapevo che era una squadra che potevo giocarmela, però c'erano alcune squadre più forti. Non eravamo assolutamente la più forte, perché secondo me nettamente la più forte era Trieste, poi c'erano Grotta e Forlì, e poi secondo me da Agnone a noi le differenze erano minime, quindi secondo me ero convinto che lavorando bene poi era da studiare il vero obiettivo per noi. Mi sono accorto nel giro di ritorno che il lavoro era determinante, e poi fuori casa siamo stati l'unica squadra che poi ha vinto con continuità nel giro di ritorno, e lì si è creata la differenza tra noi e tutte le altre. Anche voi, come molte squadre della Serie 1, non vi siete risparmiati gli infortuni. Ricordiamo però anche chi sono stati i protagonisti di questa promozione in Serie A, partendo magari da Battez, ricordando Lavorato, direi anche Tedeschi, Matteus, spero che si dica così, Matteus. Chiedo scusa. E poi c'è un libero molto giovane, questo Viva, su cui avevate puntato, non c'eri tu in panchina, c'era Castellani lo scorso anno, però vi sta dando ragione, sicuramente un giovane interessante. Ma l'idea, intanto bisogna dare merito, io ringrazio i ragazzi perché ho passato un anno veramente piacevole, in cui ci siamo aiutati e si è vista poi la compattezza della squadra, quindi grazie a loro, perché loro sono i veri artefici di questo risultato. L'idea è partita da Gallo, che mi ha chiesto di riorganizzare una mentalità, è una nuova società proiettata veramente verso la 1, ma non quest'anno, l'obiettivo era più il prossimo anno o soprattutto fra 2 anni. E poi però, avendo giocatori di esperienza e talento o di grande forza fisica come Matteus, o di grande esperienza come appunto Lavorato, Tedesco e Bate, lì sicuramente per me è stato più facile, perché loro mi hanno veramente aiutato in campo, la loro esperienza si è vista, e poi questo ha fatto la differenza a lungo andare. Vincenzo, una curiosità mia: io sono stato a Gioia del Colle in occasione della Coppa Italia, tra l'altro merito di questa Telefonica anche, seppur dopo aver perso la Coppa Italia davanti al pubblico di casa, è riuscita comunque a trovare le forze e portare in porto il campionato, la vittoria finale. Però la cosa che mi ha colpito di Gioia del Colle è che ci sono tantissimi tifosi, c'è tanta passione, e soprattutto questi tifosi sono tutti, diciamo, intenditori di pallavolo, ognuno dice la sua. Com'è allenare a Gioia del Colle? Cosa significa? Non è facile, solo che loro mi conoscono, hanno grande stima e rispetto, e quindi per me è più facile rispetto agli altri. Anche se all'inizio dell'anno c'era
mi davano del Tarantino perché c'era la grande sfida, però tornando indietro alla Coppa del loro, io in un certo senso avevo già detto che la Coppa non la preparavo, cioè non, infatti non l'abbiamo preparata, abbiamo cercato di fare il risultato senza sprecare energia, soprattutto quelli dei ragazzi dell'equipe tecnica non l'hanno nemmeno studiato le ultime cassette, perché abbiamo programmato le ultime partite. Tutto per la promozione, insomma, la Vincenzo. Sì, ma però perché, certo, diciamo la verità, bastava, per noi avevamo già il campionato in mano, non dovevamo rischiare nulla. Certo. Mentre la Coppa era un fatto di prestigio, soprattutto per la società, la promozione era un grande risultato per tutti, per tutti, insomma. Grazie Vincenzo, in bocca al lupo. Grazie naturalmente per Gioia del Colle, per la Telefonica per il prossimo anno, in bocca al lupo anche per te per il prossimo anno. Sì. E grazie di tutto. Grazie. Grazie a Vincenzo Di Pinto, se in bocca al lupo vanno ovviamente a questa squadra che adesso si ristrutturerà in vista del campionato di A1, ce n'è un'altra, anzi altre quattro che stanno cercando di strappare questo biglietto per la Serie A1, se è vero che Gioia del Colle permette di riallungare la Serie A1 per quanto riguarda l'Italia, è vero che Trieste è l'unica squadra del nord qualificata. Invece Stefano, andiamo invece a parlare del Lupi Santa Croce, del Raffaele Lametta e del Cagliari che oggi hanno aperto. Oggi infatti, magari se c'è la grafica che almeno lo vediamo, oggi c'era gara 1. C'è stato il risultato a sorpresa della vittoria dell'Alimenti Sardi Cagliari a Lamezia contro il Raffaele. Vincenzo lo diceva prima, sulla carta delle quattro quella in questo momento favorita è la Bernardi Trieste che oggi non ha avuto assolutamente vita difficile contro la Codieco Lupi Santa Croce, ha vinto 3-0 abbastanza in maniera agevole. Per quanto riguarda invece la Raffaele Lamezia, a sorpresa vince Cagliari, non perché non sia una squadra che possa fare il colpaccio in trasferta, è che il girone di ritorno dice che in 13 trasferte Cagliari aveva sempre perso, in pratica l'ultima vittoria risale proprio all'ultima del girone di andata contro Santa Croce, quindi è abbastanza curioso vedere Cagliari vincere. Certo è che in questo momento Cagliari mercoledì sera potrà addirittura giocarsi la finale. Stefano vi ha già ricordato quelle che sono le prime date per quanto riguarda gara 2, che infatti torna in campo mercoledì, poi ci si ferma per una settimana, si rigiocherà eventualmente gara 3 il mercoledì 14. Abbiamo lasciato un attimo Fabrizio da parte, chiediamo scusa, ma c'era questa 2 che impelleva. Finale con lui. Andiamo ad aprire questo pallavolo Super Volley, l'ultimo numero già in edicola da qualche settimana, se ce lo fai anche vedere. Effetto merenda, si chiama nel gergo giornalisti, facciamo vedere la copertina. Anche perché c'è una novità da sottolineare, questo binomio pallavolo Super Volley, i due mensili che da 2 mesi escono in edicola insieme. Sì, è un'importante unione, dietro il giornale ci sono sponsor e società di pallavolo che credono molto, credono ciecamente, fanno grandi investimenti nel prodotto pallavolo. È stato interessante che finalmente sia avvenuta questa unione di cui si parlava da tanto tempo. Ora Pallavolo Supervolley è l'unico giornale che va in edicola e che parla di pallavolo in edicola, quindi siamo particolarmente orgogliosi del nostro bambino. Il prossimo numero sarà il 15 maggio in edicola con una copertina piuttosto esclusiva, abbiamo preparato una drammatica commistione fra calcio e pallavolo con i fratelli Buffon, Gigi e Veronica, che giocano insieme a pallavolo. E poi ci saranno anche altre cose piuttosto esclusive. Come una me l'hai svelata, vediamo se la svegli anche al pubblico, c'è un'intervista significativa visto il momento che andiamo ad affrontare di mercato. Sì, Julio Velasco che parlerà del suo futuro, dei progetti che ha sulla pallavolo, glisseremo un po' sul mercato proprio per non mettere in difficoltà le squadre che stanno giocando, ma abbiamo già un'idea di dove potrebbe andare a allenare Julio Velasco, e ancora le 30 domande del nostro vice direttore Stefano Michelini e Andrea Borgioni, che racconta i perché della retrocessione di Verona. Prima Stefano ha provato a microfoni spenti a strapparti un pronostico su quella che è la finale, assolutamente non ti sei voluto sbilanciare, come già direi avevi fatto col cavolo, direi che è un pronostico che poi aspettano i tifosi fuori, hanno la targa della mia macchina, io vi do la vostra. E quindi è meglio evitare. Esatto. Però noi parleremo ovviamente di queste finali che ci aspettano, partendo da domenica prossima, quando insieme a Stefano ci ritroveremo per commentare gara 1 e gara 2 e poi da lì capire che cosa andrà ad accadere a questa LG Cup che sta sicuramente entusiasmando tutti noi. Grazie davvero a Fabrizio Rossini, direttore responsabile di Pallavolo Super Volley. Domani chiuderà il giornale che troverete in edicola il 15 di maggio. Invece per quanto ci riguarda, ciao, grazie Laura. A Stefano Locatelli, l'appuntamento con tutti voi è per la settimana prossima, quando manderemo anche il servizio che non siamo riusciti ad inserire oggi su Paolo Cozzi.
Buonasera e ben ritrovati a Made in Volley, puntata speciale per il nostro magazine. Andiamo infatti in onda dalla Pala Verde di Treviso, sede di gara 2 della finale scudetto tra la Sisa e Treviso e Caracol Modena. Ho al mio fianco due ospiti prestigiosi. Partendo dalla mia sinistra do il benvenuto a Bruno Darè, presidente della Lega ma soprattutto procuratore generale della Sisle, e poi il decano dei giornalisti di pallavolo, ben ritrovato a Carlo Gobbi. È stata una giornata importante quella odierna perché il fattore campo ha sistemato gli equilibri tra Sisley e Caracol. Andiamo a vedere quindi insieme com'è andata questa partita. La storia della finale scudetto numero 58 si arricchisce di una magica gara 2 che ha sancito il pareggio nella serie di una Sisley Treviso che ha prima rischiato di compromettere tutto, poi con incredibile carattere e qualche aiuto avversario ha riscritto il destino di questa seconda finale. I campioni d'Italia della Caracol Modena sprecano invece l'occasione di portarsi sul 2-0 e di mettere una seria ipoteca sullo scudetto 2003. I ragazzi di Angelo Lorenzetti giocano due set quasi perfetti, il primo ed il secondo, e volano in vantaggio 2-0 al Palaverde di Treviso, ma vanificano gli sforzi iniziali facendosi rimontare 3-2. L'equilibrio dura poco, giusto il tempo necessario a Cantagalli e Boldi prendere le misure agli avversari. Nel primo la Caracol domina ma si fa rimontare anche 5 punti, ma la questione si decide ai vantaggi con un ace di Ball 31-29. Nel secondo non c'è addirittura storia, ma quando sembra ormai tutto deciso ecco inaspettata la rimonta Sisley. Vermiglio comincia ad aumentare la velocità dei palloni da servire ai suoi compagni e decide di affidarsi in modo particolare all'uomo che più di tutti anche ieri ha fatto la differenza, Alessandro Fei. Quasi da solo trascina la sua squadra alla vittoria del terzo set 25-16. La quarta è la frazione invece più entusiasmante. Treviso e Modena si affrontano a viso aperto e danno vita ad un set di rara intensità agonistica. A spuntare al photo finish è la grande volontà degli uomini di Bagnoli, che sfruttano spietatamente due incertezze avversarie. Un primo tempo azzardato di Ball per Gianni murato da Tencati, poi con palla staccata un muro inutile che termina out sull'attacco di Papi. È 2-2. Ma le emozioni non sono ancora finite, perché nel tie break la Caracol si ritrova il cambio di campo in vantaggio 8-5 grazie ad un muro incredibile di Cantagalli su Dinechi. Ma i canarini permettono agli Oro Granata di rientrare ancora in partita e questa volta Fai e compagni non si lasciano scappare l'opportunità. Un incredibile muro di Dinechi sul connazionale Yakovlev chiude nella maniera migliore una sfida infinita che, c'è da stare sicuri, regalerà ancora tante emozioni, a cominciare già da martedì sera quando torneranno in campo ancora al Palaverde per gara 3. Ma siamo nuovamente in studio, vi ricordo siamo in compagnia di Bruno Darè, presidente della Lega, e di Carlo Gobbi della Gazzetta dello Sport. Una partita sicuramente emozionante, tanti capovolgimenti di fronte e giocatori che hanno davvero dato il massimo. Sì, credo che la gente si sia divertita, quella che c'era al palazzo e quella che l'ha vista da casa. Una partita stranissima, siamo partiti malino, li abbiamo ripresi, abbiamo perso un primo set rocambolesco, poi abbiamo vinto il secondo, sembrava a un certo punto che la partita fosse saldamente nelle mani di Modena, invece i ragazzi di Treviso hanno avuto sicuramente una buona impennata, si sono ritrovati, si sono compattati e alla fine hanno vinto un quarto e un quinto set in maniera direi veramente molto, molto buona, con competitività, con aggressività e con tanta tanta adrenalina sia sul nostro campo che sul loro. Partita correttissima, grandissimi complimenti ai due arbitri e ai quattro giudici di linea che credo che non abbiano sbagliato niente pur in una partita lunga e molto tirata. Carlo, questa è la quinta partita, la quinta finale tra queste due squadre, praticamente ne hanno giocate la metà delle ultime 10 e si sapeva che ci sarebbero state emozioni, ci sarebbe stata tensione anche in campo, per qualcuno era la prima finale importante, vedi Valerio Vermiglio che solo lo scorso anno ha giocato la finale di Coppa Italia con Parma, però in realtà è davvero al primo appuntamento significativo della sua carriera. Mi sembra che Valerio abbia superato benissimo l'esame di maturità, stasera è stato grande protagonista di questa partita perché ha tenuto su la squadra nel momento in cui non riusciva a entrare, anzi non voleva entrare in partita perché mostrava una insicurezza che evidentemente deriva dalla sconfitta dell'altra sera e quindi non era aggressiva come avrebbe dovuto, almeno secondo me, non aveva abbastanza potenza in battuta, era superiore soltanto a un muro, ma ormai in questo gioco qui il muro è importante ma non è mai decisivo. E invece Valerio è stato bravo, soprattutto, glielo ho detto poco fa, a scoprire, a scovare, forse non ci voleva tanto, in Alessandro Fei, l'uomo partita, il match winner di Treviso, soprattutto in quel quarto set eccezionale per densità di emozioni, di tensione,
è stato l'uomo determinante, ma è stato bravissimo, direi ancora di più, a recuperare Cisolla, che ha faticato tutta la partita. Lui mi ha detto che aveva preso un brutto colpo all'inizio, non so dove, e Ciso è stato veramente al di sotto delle sue possibilità, ma è riuscito a riportarlo nella parte finale, quindi anche lui ha dato un buon apporto come gli altri, e non è stato diciamo la ruota variata di questa Sisley, che invece è andata avanti fino alla fine. Per cui Valerio per me ha disputato una grandissima partita, spero che l'allenatore, il nuovo allenatore nazionale, lo abbia visto, così ha potuto valutarlo in una prova del fuoco. Grande partita anche per Cantagalli, questo giocatore che in questo finale di stagione si sta rivelando fondamentale per Modena, e sicuramente c'è stata questa esperienza contro una giovane età come quella di Fei, come ha ricordato prima Carlo. Sono due squadre molto diverse, una squadra giovane come quella nostra, con ragazzi che sono veramente alle prime esperienze di finale, soprattutto tutti assieme e soprattutto solo tra di loro, quindi senza veterani che li tirino, che li trascinino in questa avventura. E dall'altra parte della rete questa Carol col Modena, con dei ragazzi incredibili, stupendi, degli amici di tutti, degli amici del volley, dei grandi fenomeni come Gianni, come Gardini, come Boy, come Luca Cantagalli. Difficilissimi da battere, difficilissimi da contrastare, ragazzi molto seri, molto preparati, che ne inventano veramente ogni momento una per far vincere la loro squadra. È un grande onore vincere contro questa Modena, perché è sicuramente oggi una delle migliori espressioni della pallavolo italiana. Io dico sempre che da parte di un campo, il nostro, c'è quello che potrebbe essere il volley del futuro. Sull'altro campo c'è stata e ci sono le persone che hanno fatto la pallavolo italiana, l'hanno fatta grande per tanti anni. Io mi auguro che i miei giocatori siano nel più breve tempo possibile in grado di emularli. Dicevo a Carlo, segnalava il problema di Cisolla. Cisolla ha avuto già dal primo salto, nel primo set, un problema a un tendine del quadricipite. Domani faremo un'ecografia, ha finito la partita, non dovrebbe essere niente di particolare, però tenendo conto che ha giocato con la caviglia in disordine, è probabile che qualche scompenso nel salto abbia creato questo problema. Mi auguro che non sia niente, però questa sera è stata una cosa che lo ha in parte menomato nella sua prestazione. Fondamentale anche il lavoro di Samuele Papi per quanto riguarda la Sisley, e proprio del capitano sentiamo le parole dopo partita. Allora, Samuele Papi, al termine di questa straordinaria gara 2, davvero gara di un'intensità incredibile, vince, direi, mostrando un grandissimo carattere, Samu, la tua squadra. Sì, abbiamo dimostrato secondo me stasera un grandissimo carattere. Modena non molla mai, cioè è una squadra che sbaglia veramente poco, ma secondo me le cose ci può stare quando loro magari fanno delle belle palle che cadono a terra, cioè niente da dire, però su tante palle facili, magari pallonetti o altro, o non so se eravamo nervosi o non riusciamo a difendere le palle facili, mentre loro appena tu fai un attacco diciamo un po' più facile, un pallonetto, ci sono sempre in difesa, quindi vi ha regalato tanti di questi palloni che erano fondamentali. Poi sotto 2-0 ci siamo detti ragazzi fino alla fine, ancora abbiamo un altro set, abbiamo vinto bene il terzo, il quarto una lotta e il quinto bene. Palla su palla, poi siamo riusciti, un bellissimo muro di Stas alla fine, e questa è una vittoria che ci dà morale e anche energia, anche se siamo, devo dire che siamo stanchi, perché è stata una bella cavalcata. Fondamentale allora la concentrazione, così come poi era già stato anche in gara 1, dove forse la Sisley aveva proprio un po' peccato nei momenti importanti. Però ci sono 22 scudetti in campo, Carlo, da una parte, la Caracol Modena, solo 9, tra virgolette, quelli della Sisley, e quindi è chiaro che un po' l'inesperienza si paga anche nei momenti decisivi. Beh, per essere esatti sono 11 della Caracol, cioè la Daytona, gli altri 11 sono dell'illustre passato. Comunque hai ragione, l'esperienza si paga sempre. Infatti sono rimasto alla fine molto sorpreso che Treviso abbia vinto questa partita contro una squadra che in esperienza sicuramente è superiore. E se Treviso ha vinto questa partita, secondo me è molto vicina al suo titolo, al suo sesto titolo. C'è stata sicuramente una partita anche dei liberi, qua non c'è un commento, quindi preferisco andare avanti. È stata una sfida quella odierna anche tra i liberi, forse un lavoro più sporco, però sicuramente determinante, perché le difese quest'oggi, se i muri non sono stati, come dicevi tu prima Carlo, così determinanti a far pendere l'ago, anche se in realtà la Sisley ne ha messi a segno 18, 9 quelli di Modena, è anche vero che i due liberi si sono davvero espressi ad altissimi livelli. Sono stati entrambe bravissimi, e credo che siano sicuramente tra i migliori due o tre liberi d'Italia.
Credo abbia fatto benissimo Giampaolo Montali, il neo allenatore della nazionale, a richiamare Damiano Pippi, perché credo, con tutto il rispetto per Farina, che poi è un carissimo ragazzo, un nostro giocatore, ma credo che oggi Damiano possa forse essere considerato il libero numero uno. Però questa sera Farina ha fatto delle cose incredibili, ha preso due palle in difesa mostruose e credo che una delle due abbia anche cambiato un po' il ritmo della partita e l'andamento della partita. Due grandissimi personaggi, molto umili, che fanno un lavoro, come hai detto tu, sporco, però lo stanno facendo al meglio e saranno sicuramente un successo anche per la nazionale italiana. Un bel passaggio di consegna invece, Carlo, la sfida tra Fei e Gianni. A questo punto sono il centrale d'esperienza, quello giovane, si lotteranno una maglia probabilmente anche in nazionale ed è davvero una bella sfida. Io non so se Gianni continuerà a fare il centrale nazionale, dovrebbe dircelo Giampaolo Montali. Quanto a Fei, credo che sia in proiezione futura, in giro di due anni diventerà il più forte giocatore del mondo, non c'è dubbio. C'era un'altra sfida interessantissima, quella degli opposti. Direi che oggi si è vista grande pallavolo, spettacolare, tanta la tensione, soprattutto in questo ruolo. Di Nechin escluso dalla nazionale, neppure convocato, Yakovlev saldamente al comando della nazionale russa e quest'oggi assoluto protagonista. Sì, un grande protagonista, però anche Di Nechin. Di Nechin è fuori dalla nazionale, cioè, sicuramente in quel ruolo sono abbastanza coperti, però non mi sembra che se ne faccia un grande dramma. Jakovlev ha fatto una grande partita, è partito molto molto bene, come è partito bene anche Di Nechin. Poi entrambi secondo me sono un po' calati verso la fine della partita, però due picchiatori così non è facile trovarli e casualmente sono anche tutti e due russi, sono amici, sono compagni, sono stati compagni nazionale. Due grandi giocatori, veramente due martelli che picchiano molto forte. Questa è la prima parte di analisi per quanto riguarda questa gara 2 di finale tra Sisley Treviso e Caracol Modena. Noi lasciamo un attimo spazio alla regia e ci vediamo fra qualche secondo. Seconda parte di Made in Volley, sempre in compagnia di Bruno Darai, presidente di Lega, di Carlo Gobbi, della Gazzetta dello Sport. Stiamo commentando gara 2 tra la Sisley Treviso e Caracol Modena. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto Matej Černić al termine della partita. Matej, adesso a caldo, quanto brucia questa sconfitta? Ma sicuramente parecchio, anche perché stavamo sopra di 2-0, poi c'è stato un momento di rilassamento da parte nostra e alla fine ci hanno assalito, ci hanno aggredito e noi non siamo riusciti più a venirne fuori. Ecco, Treviso si era detto in gara 1 che aveva perso un po' la testa, questa sera direi che l'hanno riconquistato un po' tutti, no? Hanno fatto davvero una grande rimonta perché non era facile recuperare questa che era con stasera. Sicuramente sì, noi li abbiamo messo subito sotto all'inizio, siamo passati sul 2-0 subito, poi loro alla fine hanno dovuto rischiare il tutto per tutto per cercare di recuperare la partita, l'hanno fatto e ci sono riusciti. Come abbiamo sentito da Matej Černić, fondamentale quest'oggi è stato il recupero operato dalla Sisley ed era proprio stato uno dei punti chiave della vigilia, quello che aveva detto un po' anche i Bagnoli, dobbiamo stare attenti, commettere pochi errori e restare ben concentrati. E contro questa Modena è indispensabile e fondamentale, se gli concedi troppi errori questi non ti perdonano, o giochi ai loro livelli oppure loro hanno il sopravvento. Io credo che comunque questa sera abbiamo giocato una partita buona, anche se credo poco assennata in battuta, abbiamo commesso degli errori mostruosi e troppo ripetitivi nell'arco della partita, ci hanno tolto il ritmo e abbiamo contemporaneamente compiuto pochi e fatto pochi ace, mentre loro hanno fatto pochissimi errori e molti punti in battuta. È dall'inizio dell'anno che non riusciamo a trovare continuità in questo fondamentale e mi auguro che per qualche motivo, per qualche ragione, nelle prossime partite si possa trovare più redditività da questo fondamentale che per noi diventa basilare. E ripeto, sono d'accordo con Daniele e con i tecnici, giocando contro questa Modena, comunque anche contro la Sisley direi che gli avversari debbono fare pochi errori, perché sono squadre molto forti tecnicamente e fisicamente che altrimenti riescono a prendersi il sopravvento necessario. Carlo, sono due squadre che si conoscono molto bene, quest'anno hanno giocato tantissimo entrambe, 50 partite tra coppe, campionati, playoff per Modena, 45 quelle della Sisley, quindi sicuramente una stagione che si farà sentire e a sentire Lorenzetti non è tanto l'allenatore che fa la differenza, l'allenatore in queste squadre va un po' dove lo portano i giocatori, si decide insieme qual è la strada migliore, ma
poi sono loro in campo a dover mettere la palla a terra? Beh, Angelo è modesto per natura, comunque ha detto una cosa molto giusta e sensata. Con una squadra come quella di Modena credo che qualunque allenatore avrebbe ben poco da dire. Credo che a questo punto più ancora dell'allenatore potrà molto fare il fisioterapista e lo staff medico, perché qui si tratta di recuperare queste fatiche in pochi giorni, in poche decine di ore, e si gioca qui tutta la stagione. E in questo caso ovviamente Sisley è favorita perché ha dei giocatori più giovani e quindi meno provati. Io stasera ho guardato a lungo Luca Cantagalli, che ha 37 anni, ha fatto ancora una partita straordinaria, ma quanto potrà ancora durare Luca Cantagalli giocare a questi livelli partite di questa intensità agonistica? Io gli auguro fino alla quinta, però soltanto Lorenzetti potrebbe dircelo. Credo che abbiamo sentito stasera e come mercoledì a due grandissime partite di grandi protagonisti. Avremo ancora birra, alla fine vincerà quello che non ha infortuni, e prima Bruno accennava a Cisolla, è quello che avrà più tenuta sul campo. Ed è proprio con Cisolla che abbiamo scambiato qualche battuta, però è giusto anche ricordare, stiamo parlando di infortuni, che finalmente si è rivisto in campo Andrea Gardini. Allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto Alberto Cisolla. Con noi adesso Alberto Cisolla. Alberto, una gara incredibilmente emotiva, immagino per voi e anche per quelli che sono stati sulle tribune. Questo penso sia il bello delle finali scudetto, insomma, se non c'è un po' di emozione in queste partite, ma comunque è stata una gara difficilissima, insomma, siamo partiti un po' contratti e abbiamo concesso troppo agli avversari, che già sono bravi abbastanza e non hanno bisogno di regali. A Modena eravamo partiti nello stesso modo e non siamo riusciti a recuperare. Oggi secondo me abbiamo fatto una grandissima impresa a recuperare quei due set di svantaggio e a portare a casa la partita. Ascolta, dopo il 2-0 pensavi che davvero la partita fosse ormai in mano loro? Ma era una partita decisamente molto compromessa, però a inizio partita e all'inizio di questa serie ci siamo sempre detti di non mollare mai, di non pensare al punteggio, anche se ci sono grosse distanze tra una squadra e l'altra. Oggi abbiamo dimostrato che anche con loro e anche in finale si può recuperare, però no, come ho detto già, non bisogna concedere troppo, dobbiamo partire dalla prima all'ultima palla, secondo me convinte, come abbiamo giocato gli ultimi tre set. Nuovamente in studio, sempre per continuare a parlare di gara 2, poi apriremo ovviamente una finestra anche sulla gara 3 e ci concentreremo sulla 2 perché il campionato non è certamente finito neanche in quella categoria. Allora, parliamo un po' anche di numeri, di cabale. La Sisley in tante finali, credo 8, ha perso solo una volta in gara 2 proprio contro Modena, un 3-0, per il resto in gara 2 si è sempre imposta. Sì, dai, speriamo che porti bene anche stavolta. Era importantissima perché se fossimo andati sotto 2-0 sarebbe stata una serie molto, molto chiusa. Così stiamo mantenendo l'ordine programmato delle partite in casa, stiamo mantenendo il fattore campo. Adesso diventerà altrettanto importante gara 3, si gioca tra due giorni, questo è il limite e anche il bello forse di questo playoff, ma è spietato perché qui basta un colpo, una bottina, una linea di febbre e perdi un giocatore, lo perdi per tante partite, questo vale per noi, vale per Modena. Purtroppo è così, i tempi del nostro campionato sono questi, dobbiamo farci stare dentro un po' tutto, però è veramente un peccato che le squadre come queste non abbiano il tempo di riposare, di riprendere fiato e giocare, non dico una volta alla settimana, ma due sarebbe già qualche cosa, ma giocare a distanza di 48-72 ore è veramente improbo, è improbo per noi che siamo giovani, è improbo per Modena che lo sono un po' di meno, però sono convinto che la classe di quei ragazzi modenesi gli farà superare qualsiasi difficoltà e certamente anche non sentire le fatiche. Chi non si lamenta delle tante partite è sicuramente il pubblico, perché così come è già successo nell'arco di tutta la stagione c'è una grande affluenza nei palazzetti. Treviso oggi ha dimostrato una volta di più che il fattore campo è decisivo anche sotto questo senso, perché poi il pubblico si è fatto sentire. Qui la coinvolgo come presidente di Lega, ovviamente soddisfatto, c'è anche un ingresso in un momento difficile del mercato come quello attuale per le sponsorizzazioni di una catena di computer come Computer Discount, che è andata proprio a affiancare la Lega in queste fasi finali, quindi direi che il movimento è assolutamente vivo. Sì, questo ci fa enorme piacere perché è un'ennesima riprova che nonostante grandi momenti di recessione economica, finanziaria, direi anche sociale, dove la gente ha poca voglia di spendere, poca voglia di divertirsi, poca voglia di fare le cose belle, ci sono le aziende che hanno ancora fiducia in questo sport, fiducia nella Lega.
e questo ci fa piacere. Questo ennesimo arrivo, questa new entry anche in fase finale di questo campionato è un altro segno che la Lega sta lavorando bene, che questo sport piace perché ha determinate caratteristiche che alle aziende piacciono, le aziende fanno piacere. Siamo uno sport pulito, pochissima violenza, anzi direi niente. E quindi bene, siamo contenti perché è un grande successo per tutta la struttura di Lega che si impegna giornalmente nella ricerca di questi contributi, di queste partnership con le aziende italiane. Carlo, torniamo a parlare un attimo di cabale, di numeri. Adesso mi farà odiare dal presidente di Lega, però è anche vero che l'anno scorso Modena ha perso proprio gara 2, è andata a vincere gara 4 in casa sua, dopo aver rigiocato in gara 3 a Treviso, e come lo scorso anno Gardini aveva un dito fratturato. Sarà segno del destino, però a questo punto è anche giusto ricordarlo. Sì, possiamo ricordare tutto. Sono apposta nella redazione di giornalisti che vanno sempre a scavare queste curiosità, queste chicche da offrire al pubblico, e io gli lascio fare questo lavoro perché in effetti non è proprio la mia parte. Io posso solo dire questo: ormai abbiamo un'esperienza di playoff, e in particolare di playoff da quando c'è questo nuovo regolamento che ha cambiato completamente la pallavolo. L'unica cosa che ho imparato è di cancellare completamente la partita che abbiamo appena visto, quella del giorno, l'ultima. E quella dopo sarà diversa. E credo che anche gli allenatori, soprattutto gli allenatori della squadra che ha perso, quindi in questo caso Lorenzetti stasera, faranno lo stesso, perché altrimenti si comincia a pensare alle palle che abbiamo perso e tutta una tiritera che non va fatta. Martedì è vita nuova. Concorda? Sì, sì, è verissimo. Poi è la cosa che abbiamo chiesto noi ai nostri ragazzi subito, sia io che Daniele Bagnoli, subito dopo gara 1 a Modena. Dimentichiamola, ripartiamo. Sappiamo che un'altra partita, credo che Angelo e i ragazzi suoi faranno la stessa cosa dopo questa sera. È vero, con questo sport, con questo tipo di punteggio è sicuramente un altro sport. Ogni partita ha una vita a se stessa, è inimmaginabile, inipotizzabile. La Sisley di 3 giorni fa non è quella di questa sera, in maniera più assoluta. Che cosa ci farà trovare in campo martedì, cosa ci faranno vedere martedì le due squadre? Boh, è tutto da scoprire. Questo è la grande emozione che ti offre questa pallavolo frenetica, questa pallavolo agitata già dallo 0-0, però è il bello di questo sport che è stato cambiato. Noi per un attimo lasciamo la Serie 1 e le finali di Scudetto, ci andiamo a concentrare sulla Serie A2 che sta giocando anche in questa categoria delle fasi importanti, ci sono infatti le semifinali playoff per quanto riguarda la promozione. Il servizio come sempre è affidato a Stefano Locatelli. Grazie Laura, parliamo dunque delle semifinali Scudetto per quanto riguarda la LG Cup di Serie A2, perfetta parità nelle due partite, nel senso che l'Alimenti Sardi-Cagliari, dopo aver vinto in gara 1 in quel di Lamezia, perde in casa invece mercoledì sera per mano di una Raffaele davvero molto molto combattiva, che ha trovato la forza, nonostante lo svantaggio iniziale, di andare a vincere anche al Pala Rockefeller. 1-1 e adesso perfetta parità, mercoledì sera si giocherà l'accesso alla finale. Parità anche sul campo di Santa Croce, tra Codieco Santa Croce e Bernardi Trieste. Al vantaggio dei giuliani i lupi hanno risposto questa sera vincendo, e tutto anche qui è rimandato a mercoledì sera per gara 3. Domenica 18, lo ricordiamo, inizio della finale con gara 1. Dopo aver lasciato la Serie 2, ringraziato come sempre Stefano Locatelli, io vorrei coinvolgermi un attimo Carlo Gobbi, perché c'è un appuntamento importante per la tua carriera, sono 30 anni di attività. Quanti finali hai seguito? È difficile, dovrei mettermi lì col dallare alla mano per riuscire a ricostruire tutti. Mi ricordo quella che ti ha soddisfatto di più. Quelle che mi ha soddisfatto di più? Ma così a botta calda posso sempre dire l'ultima o la prima. Direi che mi piacque molto la finale del 90, quando il Maxi Cono vinse a Modena, interrompendo la serie del Panini. E quella sera tutti facevamo il tifo per Parma, perché 5 vittorie consecutive del Panini erano una tirannia, e facevamo tutti il tifo per la squadra avversaria. E fu anche una grandissima finale quella. Ovviamente non ti chiedo per chi fa il tifo in questa finale, che però vi ricordo si torna in campo martedì alle 20:30 sempre a Treviso, poi gara 4 invece a Modena sabato. Per quanto ci riguarda invece l'appuntamento è come sempre la domenica prossima. Io ringrazio di essere stata insieme a noi Carlo Gobbi della Gazzetta dello Sport e Bruno Darai, presidente di Lega e procuratore generale della Sisley. Un grazie anche a tutte voi, alla struttura di Lega, partendo dall'ufficio stampa, per averci permesso di andare in onda in questa edizione speciale. L'appuntamento è fra una settimana.